Benissimo, benvenuti a tutti. Qui Roberto Labella che vi parla. Ora, grazie innanzitutto del vostro tempo e della vostra attenzione per seguire questo video. Il mio obiettivo in questo video è quello di appunto di presentarvi i miei expert advisor, i miei sistemi, analizzarli, dunque vi farò vedere tutte le dinamiche di comportamento e anche di trasferirvi delle pillole di consapevolezza in base alla strategia. Dunque, su delle dinamiche anche nascoste, riguardanti anche il rischio, le aspettative che si possono avere per ogni sistema. Secondo me è molto molto utile che voi conosciate il sistema in toto prima di poterlo usare nel vostro trading. Ora, per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Roberto Labella, sono un ingegnere informatico, sono un programmatore MQL, sono un bravo programmatore MQL, posso dire perché ho anni di esperienza. Mi sento sempre più veloce nella programmazione e sono sempre alla ricerca di migliorarmi, quello sì. E sono anche un trader attivo. Infatti, queste cose che poi vi dirò in questo video di formazione saranno appunto derivanti dalla mia formazione anche come trader. Ed è vitale. Ed è vitale che voi conosciate queste cose. C'è anche il mio sito, che si chiama bestradingidea.com, che potete andare a vedere. Tanto poi nel video vi farò vedere qualcosa. Benissimo, allora iniziamo subito. Innanzitutto, questo è importante, prendetevi le responsabilità del vostro trading, sia del vostro trading, sia dell'uso dei vostri expert advisor e della vita in generale. Questo è fondamentale, soprattutto nel trading è fondamentale. Ora, questi sono i vari argomenti che voglio trattare in questo video. Sistemi a griglia, parlo di sistemi di breakout, dei sistemi sulle news, sistemi di trend following, sistemi generati con EA Studio e poi alla fine vi rilascerò anche un'offerta perché potrete anche acquistare i miei expert advisor, li metterò in vendita e vi farò una bellissima offerta, poi vedrete. Ora, di questi sistemi, 3 ne venderò sul sistema griglia, 2 sui sistemi di breakout, 1 sul sistema sulle news, che in realtà ha diverse varianti, poi vi dirò. Nessuno sul trend following, che è molto particolare. Comunque vi spiegherò, diciamo, le dinamiche del trend following. E due sistemi sul generati con EA Studio. Poi ce ne sarà un altro, diciamo, che lavora in Straddle. Straddle è una strategia particolare, che è molto similare alle news. Poi lo metterò pure in vendita. Benissimo, allora iniziamo subito. Tenetevi pronti perché in questo video appunto andrò a spiegare nel dettaglio tutte le varie strategie. Cercherò di essere comunque conciso in modo da non dilungarmi troppo. E dunque ponete attenzione in quello che vi dico. Dunque iniziamo subito. Ora, partiamo con i sistemi a griglia. I sistemi a griglia sono in realtà più diffusi in assoluto. E vi è un motivo psicologico del perché sono così diffusi ed è perché molte persone, soprattutto traders novizi, li usano. Poi vi spiego. Ora, qui vi ho messo 4 categorie di sistema griglia. E ci sono veramente varianti, le più disparate, tantissime varianti. Però le possiamo racchiudere in queste 4 categorie. Ora, c'è la griglia infinita, che in pratica è una griglia che apre sempre ordini a una determinata distanza, dunque la griglia è infinita, sempre, continua sempre, e ogni ordine ha un take profit singolare, dunque ogni ordine c'è un take profit ed è a sé, non viene influenzato dalla presenza di altri ordini della griglia. Andiamo a analizzare questa griglia infinita. Ora vi faccio vedere qui come funziona, guardate qui. Questo è il funzionamento della griglia infinita. In pratica ci sono ordini buy, e in questo caso ci sono anche ordini sell, dunque sia buy che sell in contemporanea, dove hanno un take profit che è distante, per esempio, di 8-10 pips. Tipicamente è una distanza uguale alla distanza della griglia. Ammettiamo che la distanza griglia è tipo di 10 pips, il take profit viene impostato pure a 10 pips. Questo vuol dire che ogni volta che il mercato si muove, come vedete qui, ogni volta, ogni micro movimento del mercato va a prendere il profit dell'ordine a griglia. Vedete? Ora, ovviamente per fare sia buy che sell in contemporanea bisogna avere un broker che ha consent edging. La maggior parte dei broker comunque ha consent edging. E questo è l'andamento che si ha della equity chart.
Vedete? Ora c'è da dire questo, che i lotti per ogni ordine, per ogni trade, è di 0,01, dunque il minimo, ed è fisso in questo caso. Adesso faccio vedere anche, ci sono diverse varianti. In questo caso, dove i lotti sono fissi, vi è un andamento lineare del bilancio, vedete? In questo modo. Così. Ed è un continuo. Un continuo. Mentre l'equity, che è verde, vedete qui la equity verde, ha un andamento in questo modo, dove alcune volte accusa dei drawdown, poi dei rintracciamenti, dei rialzi. Ora, per gli ordini buy e sell, cioè quando viene applicata la linea infinita sia per i buy che per i sell, si presenta una sorta di buffer. Il buffer che può essere questo di qui, che è questo di qui, che è in pratica conseguenza della distanza estrema degli ordini buy aperti e degli ordini sell aperti. La presenza estrema di questi ordini buy o sell va a presentarsi con questo buffer. Ora, questo buffer vuol dire che l'equity non raggiungerà mai il bilancio a un certo punto. Però poi ci saranno delle tecniche avanzate per poter cercare di smaltire gli ordini estremi. Quelle sono poi, diciamo, tecniche avanzate. Vedete, questo è il sistema griglia. Ora, come vi ho detto, il sistema griglia viene applicato in realtà con lotti fissi, tipicamente. Però è possibile applicare una sorta di money management. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che si presentano nuovi trades, all'aumentare dei trades, viene incrementato anche il money management. Dunque viene applicato anche il money management martingala. Ora, applicando questa sorta di moltiplicatore sulla griglia infinita, si ha un andamento un po' particolare, che è questo di qui. Guardate. Guardate. Dove l'andamento del bilancio non è più lineare come una linea retta, ma ha un andamento crescente in alcuni punti. Qui, per esempio. Vedete questo crescendo. E la equity c'è un andamento anche un po' particolare, dove accusa del drawdown, poi quando riprende tende poi a ravvicinarsi molto al bilancio, quasi a toccarlo. Questo perché gli ordini che sono stati aperti con lotti più grandi poi vanno a recuperare tutto quanto in pratica, e dunque si ha un andamento di questo tipo. Ora è opportuno tra virgolette fare degli studi per cercare di smaltire le posizioni estreme, perché altrimenti si va a formare un cumulo eccessivo di ordini, o di buy o di sell, sì, e non è poi sostenibile. Infatti guardate qui, il conto è partito qua da 100.000, da 100.000 è passato a 1 milione, qua siamo partiti con 0,01 di lotti, e poi da 1 milione, essendoci troppe posizioni aperte, il moltiplicatore ha fatto il suo effetto e si è bruciato un milione in pratica qui, come vedete. Anzi, alla fine in realtà ha chiuso in leggero profit, però c'è avuto questo drawdown eccessivo, vedete. Dunque, questo è quando uno applica un money management a griglia infinita. Ora voglio farvelo vedere qui. Allora, faccio vedere questa griglia infinita. L'applichiamo su euro dollaro così per semplicità. Poi naturalmente ci sono anche delle tecniche per applicarlo magari sugli indici. Adesso vi dico anche i pro e i contro. Ora, questo è il sistema. Come vedete, c'è possibilità di mettere il magic number, commento, va bene. Il capitale da allocare. Questo è bellissimo. Dunque, questo in realtà l'ho implementato su tutti gli expert advisor. L'allocazione di capitale. È bellissimo. Che permette appunto di allocare un determinato montare di denaro a quel expert advisor. E dunque, quando raggiunge una soglia e magari, che ne so, raggiunge il capitale allocato, bene, si stacca. L'expert advisor ha finito, diciamo, il denaro con cui lavorava. Non va ad intaccare tutto il conto. Questo è bellissimo. E anche il money management, tipo eventualmente il compounding, eccetera, viene calcolato sull'allocazione di capitale. Qui c'è il moltiplicatore di distanza griglia. Questa è anche una cosa interessante, nel senso che di solito la griglia infinita funziona in questo modo, che ogni ordine ha una distanza fissa dall'ultimo ordine aperto. Dunque la distanza è sempre fissa tra di loro, vedete qui infatti è una griglia, diciamo, perfettamente uguale come distanza. Mentre uno ha la possibilità anche di impostare un moltiplicatore per la distanza griglia, dunque di farlo molto più dilazionato all'aumentare dei trades.
anche il moltiplicatore lotti. Dunque, se uno mette 1, in pratica è un, non c'è nessun, sono lotti fissi. Se invece mette 1.1, già 1.1 è molto alto, vi dico la verità. 1.05 per esempio, oppure 1.03. Già qui vi è applicato il moltiplicatore in base alla presenza dei trades buy o dei trades sell sul mercato. Qui il tipo di operatività, buy sell, oppure solo buy, oppure solo sell, uno può scegliere. La distanza griglia, la distanza take profit, vabbè, stop loss 0, qui ho messo l'opzione, però in realtà tipicamente mi è messo su 0, ovviamente. Poi l'esecuzione trade su apertura candela e l'aggiornamento take profit in base allo swap rollover. Ora succede questo, che durante la mezzanotte c'è le commissioni di swap vengono applicate. Se sono positive, ben venga. Se sono invece negative, c'è la possibilità di spostare il take profit di qualche punto in modo da coprire la perdita dello swap che è stata commissionata. È interessante, cioè se uno vuole lavorare con il sistema griglia per lungo periodo è una cosa da comunque da tenere in conto, da non sottovalutare. E poi vabbè, anche le protezioni di equity stop in percentuale o in denaro e disattivare l'expert advisor, vuol dire che proprio si stacca dal grafico quando raggiunge un drawdown oppure la soglia di allocazione capitale. E qui anche i massimi lotti per trade. Dunque, questo se uno mette 0, in pratica i lotti vengono incrementati finché non c'è un limite posto dal broker. Se invece uno mette tipo 0,25, 0,50 oppure un lotto, vuol dire che appena, in base al moltiplicatore ovviamente, appena raggiunge quella soglia, non apre più di 0,25. Dunque invece di aprirne, che so, dovrebbe aprirne in base all'algoritmo di money management, dovrebbe aprirne 0,30, lo aprirà con 0,25. Questo è interessante, in modo da non esporsi. E questa è una funzionalità molto bella, tra virgolette, anche per le altre varianti di sistema griglia che adesso vi spiegherò, in modo tale da limitare l'esposizione, da mettere un tetto all'esposizione che si ha. Ora voglio farvi vedere giusto il backtest, innanzitutto con la variante con lotti fissi. E vi faccio vedere qui. Io lo applico sul dollaro, però in realtà è possibile applicarlo su tutti i mercati. E infatti adesso vi faccio arrivare. Perché con un buon studio, con un'attenta analisi, uno può applicarlo anche sugli indici, per esempio. Adesso vi dico. Vedete? Qui abbiamo aperto solamente buy. Vedete? Qui apre solamente il buy. E dunque fa profit ogni volta che va a prendere il take profit. E qui un'altra cosa interessante è questa, che lo vedete qua, il take profit ogni volta si va leggermente ad aumentare, non so se ci fate caso. Questo perché c'è presente lo swap. Lo vedete che qua i take profit si sono spostati, se ci fate caso. Questo perché c'è presente l'aggiornamento del take profit in base allo swap. E questo è il modo del sistema griglia, come vedete. Ora guardate qui, vi faccio vedere l'andamento dell'equity. Questo è l'andamento dell'equity. Anzi, facciamo più veloce. Ora succede questo, che con una sola direzione è possibile che se il mercato incomincia, come dire, anche se va giù e poi riprende, è possibile che l'equity raggiunga la posizione di bilancio. È possibile. Se invece vengono aperti sia buy che sell, ci sarà un punto dove vedete qui. Ecco, ha raggiunto qui il bilancio. Mentre se viene fatto con buy e sell in contemporanea, ecco, questo è perfetto, ha raggiunto il bilancio. Dunque qui ha raggiunto in pratica i picchi massimi. Qua solamente con una sola direzione. Mentre se uno lo fa funzionare con buy e sell in contemporanea, uno deve essere accorto e consapevole del fatto che succede questo. Succede questo. Che a un certo punto, quando magari accusa un drawdown, a un certo punto arriva una fase di stasi, dove non può più salire l'equity, non riesce a salire, non riesce a raggiungere il bilancio. Questo stiamo parlando
solamente quando usiamo i lotti fissi, e dunque si forma una sorta di buffer tra il bilancio e la equity. Ok. Questo buffer è appunto dato dalla distanza del flottante negativo che sono presenti sui buy e del flottante negativo presente sui sell. In pratica sono le posizioni estreme che non sono smaltite che causano questa distanza. Vedete, prima aveva raggiunto direttamente il bilancio, adesso invece il bilancio non è riuscito a raggiungerlo perché c'è presente appunto la griglia sell. Dunque si è presentato questo buffer. Va bene. Ora voi pensate in questo modo, questo è interessante, perché voi dite, ah, ma perché usare il sistema di griglia infinita? Ok, però con un buon piano e con un capitale adeguato, con una distanza griglia adeguata, si può usare il sistema di griglia infinita in modo molto interessante. Ora, voi pensate ad applicarlo, per esempio, nei sistemi sugli indici. Se voi applicate il sistema sugli indici, e applicate per esempio una griglia infinita buy, il mercato tipicamente ha comunque un andamento rialzista e in realtà fa sempre profitti. Ora c'è da valutare questo, che se per caso succede un crash del 50, 60, 70% del mercato, è da mettere in conto. C'è da valutare anche in base al money management che si usa, in base alla distanza griglia che si va ad impostare, e in base anche al capitale che uno ha. Beh, money management, distanza griglia e capitale. Queste sono tre cose importanti da sapere. Però voi pensate in questo modo. Ammettiamo che avete tipo 10 milioni. 10 milioni, ok? E su questi 10 milioni applicate anche i lotti minimi, 0.01, con una distanza griglia tipo di 10 pips, ammettiamo. In pratica siete indistruttibili, perché anche se c'è la terza guerra mondiale, un cataclisma nucleare, quello che sia, oppure il mercato crash del 90%, e anche se il mercato crash del 90% e voi siete solamente in buy, potete acquistare magari una perdita di, che so, 200-300 mila euro. Vabbè, su un capitale da 10 milioni non è molto. Però se applicato in un certo modo, con un certo criterio, è interessante. Ora, una cosa è questa, innanzitutto molti non avranno 10 milioni, è vero, però c'è la possibilità di aprire dei conti cent, dei cent account. Cent account in pratica vi permette di tradare i microcentesimi. Vi dite, sì, ma con i microcentesimi che ci faccio? È vero, però il punto è questo, che se uno fa conto che questo esportatore fa profitti ogni volta che si muove il mercato, e lo va a replicare per giorni, giorni, anni, 2, 3, 4, 5, 6 anni, alla fine va in profitto. Cioè il rischio può essere che il mercato crash del 90%, però se il mercato non crash del 90%, il sistema poi alla fine alla lunga è profittevole. Bisogna fare delle valutazioni comunque su questo, bisogna fare degli studi in base al mercato, in base alla griglia, money management applicata, eccetera. Un'altra cosa importante è da sapere che ci sono alcuni broker che danno un limite massimo di operazioni. Dunque la griglia infinita su alcuni broker non regge perché magari supera 200 operazioni, per esempio. Infatti molti broker hanno un limite di massimo 200 operazioni, oltre quelle non si possono fare. Altri broker invece acconsentono operazioni infinite, dunque non c'è nessun limite. Ecco, bisogna fare anche una scelta in base al broker. Bisogna essere accorti su questo. Faccio vedere. Ecco qui per esempio il mio sito. Vedete, qui allora, capitale minimo 200.000 euro, oppure 2.000 euro in cent account. Capitale consigliato 1 milione, oppure 10.000 euro in cent account. Vedete, in questo modo è un continuo. E poi naturalmente qua vi ho scritto anche un tetto massimo di 200 trades, bisogna fare attenzione. Qui vi ho specificato che bisogna avere un broker che acconsente operazioni infinite. E poi i mercati e il time frame, il time frame è differente, però i mercati bisogna sceglierli in base al proprio piano, in base ai propri gusti. Io per esempio lo applico sugli indici, metto lotti minimi, mi sono cercato i broker che me lo acconsente di operazioni infinite, lo applico sugli indici. Molto bene, molto bene. Ora, andiamo a vedere adesso l'altra tipologia di griglia.
Questa variante qui, la griglia con chiusura totale basata sulla media ponderata, è quella più famosa in assoluto, è quella più diffusa in assoluto. C'è da dire che c'è da fare una premessa, facciamo un piccolo passo indietro. Ogni griglia c'è la possibilità di applicare un determinato money management. Già come abbiamo visto nella griglia infinita, vi è la possibilità di applicare un moltiplicatore, no? Dunque un money management a martingale. Anche nelle griglie, queste di qui, con chiusura totale, viene applicato un moltiplicatore. Questo vuol dire che i vari ordini della griglia possono avere dei lotti più elevati. Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio grafico qui. Ammettiamo che il mercato incomincia a scendere, che noi abbiamo aperto l'ordine buy qui e abbiamo altri ordini buy così. Vabbè, mettiamo che la distanza comunque sia uguale. E il mercato poi rintraccia. La media ponderata va a calcolare la media dei livelli di tutti gli ordini pesata in base ai lotti. Dunque, se questi ordini che sono stati aperti, questo magari è stato aperto con 0.01, questo è stato aperto con 0.02, 0.04, 0.06, per esempio. Sto facendo un esempio. Dunque, c'è stato un incremento. Questo vuol dire che quest'ordine qui, questo livello qui, avrà più peso perché appunto ci saranno 0.06 lotti. E dunque la media ponderata viene calcolata e mettiamo che la media ponderata viene qui per esempio. Dunque a questo punto è il punto di break-even cosiddetto, dove se il prezzo raggiunge questo livello, in pratica i profitti e le perdite di tutta la griglia, di tutti gli ordini della griglia, tutti gli ordini buy, della griglia è di 0. Ora da qui si calcola una distanza e di qui si imposta il take profit. E questo è così che funziona. E questo vuol dire che se il prezzo raggiunge poi questo livello di qui, tutti gli ordini vengono chiusi. Dunque tutta la griglia viene chiusa, il complessivo è in profit, alcuni vengono chiusi in perdita, altri in profit. E la griglia viene sciolta, viene chiusa. Questa è la prima variante. Vi faccio vedere qui. Questa è l'applicazione della griglia basata sulla media ponderata. Come vedete qui, lo vedete? Qua abbiamo la linea rossa che indica la media ponderata per gli ordini sell e qui abbiamo la linea blu che indica la media ponderata per gli ordini buy. Ora qui ho aperto vari ordini sell, come vedete. E il prezzo per poter uscire dalla griglia deve per forza rintracciare e colpire qui tutti i take profit. Infatti, tutti i take profit sono impostati qui. Tutti i take profit degli ordini sell. Va bene. Ecco. Questo è la prima variante. Ora, tipicamente, con un moltiplicatore tipo di 1.3 il rintracciamento può essere anche del 25-30%, dipende un po' dalla distanza dei trades e dai filtri che si sono impostati, però tipicamente tipo col 30% di rintracciamento già uno chiude tutto quanto in profitto e la griglia viene smaltita. Ok, questa è la prima variante. La seconda variante è quella basata sul punto mediano. Ora, il punto mediano cosa vuol dire? Il punto mediano non è altro che la media non ponderata, dunque la media non pesata. Dunque calcolando il punto medio a prescindere dai lotti. Qui per esempio, con questi ordini qui, il punto mediano è esattamente qui, in mezzo proprio. È al 50% di rintracciamento in pratica. Ora da qui viene calcolata una distanza, qua si impostano tutti i take profit degli ordini. Ora, il prezzo dunque non deve rintracciare fino a qui, ma deve rintracciare fino a qui. Ok, deve rintracciare molto di più. Dunque non rintraccia più del 30%, ma deve rintracciare del 50%, anzi più del 50%. E questa è la variante, vi faccio vedere. Vedete? Questo è il punto mediano. Punto mediano per i sell, punto mediano per i buy. E dal punto mediano,
con una leggera distanza vengono impostati tutti i take profit degli ordini. Ora, prima, nell'esempio di prima, quando c'è stato un ritracciamento fino a qui, già tutti i trades erano chiusi. Qui invece deve raggiungere questo livello. Perfetto. Chiusura basata sul mediano. Ora, c'è da dire questo, che questa variante è molto più aggressiva. Deve avere un ritracciamento molto più esteso, oltre il 50%, ed è anche la variante ideale da far funzionare per le fasi di pieno consolidamento. Infatti, se ci fate caso, quando ci sono periodi di mercato in pieno consolidamento, l'ideale è usare questa variante di qui. Facciamo caso che il mercato c'è un andamento così, dunque dove i rintracciamenti dell'80-100% sono la norma. Perché usare questo sistema griglia? Perché usare questa prima variante e non questa seconda variante? Infatti, andiamo a vedere. Mettiamo che uno apre degli ordini sell qui a griglia. Con la prima variante, quella della media ponderata, se il prezzo rintraccia, basta che rintraccia qui, esce in profit. E dunque qui chiude tutto quanto. Ma se invece uno usa la variante col punto mediano, lascia il prezzo andare fino al 50% di rintracciamento. Magari qui chiude tutto quanto. È molto meglio. Vedete? Dunque è bene usarlo nei mercati in pieno consolidamento ed è bene usare le variante aggressive nei mercati in pieno consolidamento. Ora, perché la maggior parte delle persone usa la variante con chiusura sulla media ponderata? Perché quando incomincia il mercato a prendere una sorta di andamento direzionale, è difficile che il rintraccio del 50%. E dunque può avere un andamento di questo tipo, guardate. Tipo così. Così. Ora, qui è un problema per il punto mediano. Perché? Ammettiamo che apre degli ordini sell. Giusto, giusto. Così. Il punto mediano, cioè deve aspettare che il prezzo rintraccia del 50%, e in questo caso non va a rintracciare il 50%, dunque si ritrova con degli ordini sell. Il mercato continua a salire, e ogni volta il punto mediano poi arriverà a un punto di estremo, che non ce la farà più. Mentre con questa variante della media ponderata, succede che se il prezzo rintraccia anche di poco, non sottovalutate questa cosa, cioè il prezzo anche se rintraccia di poco, va a chiudere tutti quanti i trades sell della griglia, li chiude qui per esempio, e poi riparte di nuovo con la griglia. Tutti questi ordini vengono smaltiti. Vedete? Dunque, per questo viene usato spesso la media ponderata, perché anche in fasi, tra virgolette, di andamento direzionale può anche reggere. L'altra variante è la griglia con apertura trades e gestione avanzata complessa. Questo vuol dire, vi faccio un esempio, questo sono molto. Mettiamo che abbiamo un andamento di questo tipo. Così. Succede questo, che vengono aperti gli ordini sell, per esempio. Così. Quando c'è il mercato che rintraccia, magari viene chiuso questo ordine sell qui e questo ordine qui. Dunque viene smaltito solamente il primo ordine sell e questi due vengono lasciati. Poi c'è un altro rialzo, magari apre gli ordini sell qui e dunque c'è un rintracciamento e qui smaltisce questo ordine qui e questo ordine qui. Dunque sono presenti solamente due. Poi il mercato scende, perfetto, prende vantaggio dal lasciare correre entrambi i trades. Mi seguite? C'è un andamento un po' particolare, oppure una chiusura parziale magari di questo trade in modo da smaltire le posizioni estreme. Queste sono delle gestioni un po' avanzate e complesse, però esistono. Ora il punto è questo, vi voglio dire questo, che ogni sistema griglia, nonostante che sia impostato in maniera sofisticata, oppure ci sono delle chiusure parziali, una gestione complessa, eccetera, ogni sistema griglia non ha stop loss. Tipicamente non ha stop loss fisico, cioè ogni trade non ha nessun stop loss. Dunque, se il mercato
va contro senza nessun rintracciamento, cioè se uno va a sell, no? Così, e il mercato continua ad andare senza nessun rintracciamento, è la fine. Dunque uno deve essere accorto. Per ovviare ciò, uno deve avere un piano ben preciso in base al massimo rischio che uno può sostenere. Non dovete assolutamente acconsentire di bruciarvi il conto. Non potete acconsentire all'expert advisor di bruciarvi il conto. Perché non è l'expert advisor che vi brucia il conto, siete voi che lo lasciate bruciare. Ecco, mettiamolo così. L'importante è che dovete mettervi dei limiti. Infatti negli expert advisor che adesso vi faccio vedere, in tutti gli expert advisor è presente l'allocazione di capitale, ma è anche presente, soprattutto per il sistema griglia, l'equity stop. Vuol dire che se raggiunge un drawdown di un certo livello, di un certo ammontare, chiude tutto quanto. Non lasciatevi illudere, mi raccomando, dalla possibilità di forse rintraccia. No, no. Ora, voglio farvi vedere EA Spider e EA Venom. Sono due expert advisor a griglia, EA Venom in pratica si basa sulla griglia media ponderata, EA Spider si basa sia sulla media ponderata sia sul punto mediano, c'è questa opzione. Dunque, voglio vedere qui. Allora, vi faccio vedere. Dunque, EA Venom è questa di qui, e queste sono le impostazioni. Dunque, equity stop. O in percentuale o in denaro, inibizione trades quando raggiunge l'equity stop, dunque non fa più trade durante la giornata. Poi c'è l'effetto compounding, il moltiplicatore. Ecco, questo è interessante. Dunque c'è una latenza di operazioni prima di applicare il moltiplicatore. Dunque non applica subito il money management martingala, ma lo applica dopo X trades. Per cui si possono impostare i parametri della strategia, apertura su nuova candela, take profit visibile. No, qua lo puoi impostare. Di solito, infatti, questa è una cosa che voglio dirvi. Anche se non vedete il take profit in alcuni expert advisor che magari vedete in giro, anche se non vedete il take profit, in realtà è un take profit invisibile, vuol dire che se il prezzo raggiunge quel livello, l'expert advisor chiude sessioni di trading, dunque uno può scegliere anche gli orari di trading e anche le giornate. Vedete? Cioè, uno veramente si deve fare uno studio. Perché se vuole usare il sistema griglia non può permettere di essere superficiale. Uno non può dire, ah vabbè, lo aggancio sul conto, poi mi fa profitti e sono a posto. No, no, uno deve avere un piano ben preciso, applicarlo su certi mercati, applicarlo su certe situazioni di mercato, magari in consolidamento. Deve fare degli studi su queste cose prima di applicare il sistema griglia. Deve essere molto, molto accorto. Qui per esempio c'è la possibilità di selezionare gli orari. Dunque la sessione di inizio e la sessione di fine. Ci sono alcuni mercati dove durante la giornata può avere degli andamenti direzionali, mentre durante la notte, che è il mercato asiatico, si muove senza andamenti repentini. Dunque è l'ideale, è meno suscettibile a possibili andamenti direzionali, dunque a possibili drawdown, che riduce l'esposizione di drawdown in questo caso. Perché si va a focalizzare su certe situazioni di mercato e anche in base alle giornate. Io per esempio ho notato che ci sono alcuni mercati dove magari lunedì e martedì c'è un andamento più stabile, più di consolidamento, mentre ci sono alcune giornate dove l'andamento può essere direzionale. Qui c'è la possibilità di impostare il filtro ADX, ATR ed RSI. Ora c'è da dire questo, che è Avenom che ha questi filtri. Non apre dei nuovi trades se c'è un filtro indicatore, mentre se la griglia è già presente, i trades comunque li apre. Mentre EA Spider, che è un'altra variante, non apre trades sia che sia presente la griglia, sia che non c'è nessun trade della griglia, non apre nessun trade se c'è il filtro indicatore. Sono varianti diverse. Qua c'è possibilità anche di impostare in base al dunque. Di aprire i trades in direzione in base alla media mobile oppure in base a una coppia di medie mobili. C'è la possibilità anche di impostare il trailing stop, dunque uno può anche impostare il trailing stop quando raggiunge il livello della media ponderata e poi i massimi lotti per trade. Questo è anche interessante, questo è messo sia qui
sia nella griglia infinita sia nell'EA Spider, che acconsente appunto il tetto massimo, come vi ho detto, tetto massimo dei lotti che si aprono. Ora vi voglio appunto puntualizzare questa parte che è importante perché c'è bene. Ora, ammettiamo che c'è il mercato che comincia a scendere e poi rintraccia così. Ora, se uno incomincia ad aprire dei trades e magari con una griglia molto fitta, in questo caso cioè, incomincia ad avere un'esposizione molto alta, dunque incomincia a crescere, crescere, crescere e dunque va a incrementare i lotti in maniera sproporzionata a un certo punto. Perché fare così? Se per esempio il mercato alla fine poi andrà a rintracciare, perché non limitare in un certo modo l'esposizione? Ad esempio, cioè, quando raggiunge un livello, per esempio, noi abbiamo messo per esempio un livello massimo di, che so, di 0,50. Invece poi di aprire 0,75, un lotto e 50, quello che sia, continuerà ad aprire 0,50. Dunque 0,50, 0,50, 0,50, 0,50, 0,50. In questo modo l'esposizione è stata contenuta, il rintracciamento comunque del mercato c'è stato, e dunque poi è andato in profit. In questo modo il drawdown è stato più basso. L'esposizione è stata minore. Questo è interessante, dunque uno lo può anche impostare. E poi massimo numero di operazioni buy o di sell. Vedete, cioè, è veramente un expert advisor con tantissime impostazioni. Uno si può impostare in base alle proprie preferenze. E poi qua c'è aprire solamente una griglia per volta. Dunque apre o buy o sell. E il filtro notizie. Questo è interessante, il filtro notizie. Dunque evita tipo un'ora prima e un'ora dopo di una notizia molto impattante, inibisce l'expert advisor e non apre più nuove operazioni. Se invece le operazioni sono presenti della griglia, le apre. Però se non presenta nessuna operazione, non ne apre nuove. Vedete? Questo è l'expert advisor e Avenom. Faccio vedere. Avviamo. Ecco, vedete, c'è stato un momento dove non ha aperto operazioni. Questo perché appunto fuoriusciva dall'orario di trading. Dunque, finché la griglia era presente, apre operazioni. Dunque, con l'idea di appunto di smaltire la griglia e di chiuderla. Però dopo, che naturalmente era fuori dagli orari di trading acconsentiti, non apriva più niente. Poi ha aperto qui, dall'1 alle 7. E poi c'è anche il filtro RSI. Dunque, apriva. Anche perché il filtro RSI lo consentiva. Vedete, questo è un modo. È forte. Naturalmente c'è da applicarlo con cura, con consapevolezza. Perché ricordate, comporta dei rischi. Perché non è presente stop loss. A meno che non mettete uno stop loss di equity stop. Ora, andiamo a vedere Spider. E a Spider, questo di qui. E a Spider, qui, c'è la possibilità di allocare il capitale, di applicare il money management anche in base all'allocazione di capitale. C'è anche l'opzione di conservazione di profitti. Dunque uno può, tra virgolette, fa determinati profitti, li va, prende per esempio il 10%, il 20% e li mette da parte, come se fosse una sorta di prelievo virtuale. Poi qua c'è anche le sessioni di trading, a differenza di Avenom non c'è non sono le giornate di tradabilità, dunque trada tutti i giorni della settimana. Poi qua c'è la tipologia griglia, ecco, uno può scegliere la normale, basata sulla media ponderata, oppure l'aggressivo, il moltiplicatore lotti, distanza, eccetera, l'equity stop, vedete, i filtri e i massimi lotti per trade. E poi c'è anche la dashboard, forse ve l'ho fatto vedere qui. Guardate qui. C'è anche la dashboard dove uno può chiudere, basta che clicca un pulsante e chiude tutto quanto manualmente. Oppure disattivare le operazioni buy, disattivare i sell, eccetera. Vedete? Ora facciamo un esempio, con la media ponderata è similare a Venom in realtà. Con l'aggressivo, vi faccio un esempio qui.
Guardate che succede. Ora qui deve naturalmente rintracciare oltre il 50%, okay, come vi ho detto. Dunque, guardate che succede con questa griglia. È molto più aggressiva. E se applicata in certi periodi di mercato è l'ideale, come vi ho detto. In altri no. Guardate che succede. Ecco, questo è il comportamento tipico. Che c'ha questi sbalzi al rialzo. Ora, più accusa un drawdown, più incomincia ad avere questi sbalzi al rialzo. Guardate, sta avendo un drawdown più alto. No, questo perché ho messo 1000 euro. Fantastico, visto. 1000 euro di capitale allocato, ha raggiunto 99.000, appunto, è staccato. È così che deve fare. Bravissimo, bravo, Ea. Ok, rifacciamo ripartire, vi faccio vedere adesso senza allocazione di capitale, giusto per farvi vedere questi picchi. Ed è tipico, è bene che voi sappiate leggere l'andamento dell'equity chart. Vedete? Se voi vedete questi picchi a rialzo molto, molto grandi, vuol dire che è una variante di griglia aggressiva. Ecco, vedete? Perché appunto aspetta, questo è il punto, aspetta il rintracciamento di oltre il 50%. Dunque i periodi di drawdown possono essere molto molto grandi, possono durare tanti, tantissimi giorni, settimane, anche mesi, però appena raggiunge quel rintracciamento fa veramente molti profitti. Vedete? Con EA Venom oppure con la griglia sulla media ponderata, già quando raggiungevo questo livello si chiudeva in profit. Qui invece lascia correre. Ora ci sono pericoli ovviamente, perché se il mercato incomincia a prendere una direzione e non rintraccia il 50%, come vi ho detto, è letale. E questo è il modo. Bene, dunque qua vi ho parlato di sistema griglia. Ora, andiamo, vi spiegherò alcuni concetti di consapevolezza che bisogna avere sui sistemi griglia. Una cosa importantissima di sistema griglia da capire è questa, che non ha stop loss. Siete voi che dovete impostarvi degli stop loss, siete voi che dovete impostarvi dei limiti. Se non li impostate, in pratica non state accettando la perdita. Ed è questo il punto anche di sistema griglia. Infatti qua ho messo, non avendo stop loss, vi è una non accettazione della perdita, già da principio, da come è strutturato l'expert advisor. Siete voi che dovete impostarla, magari mettendo dei parametri di equity stop oppure chiudendo le posizioni manualmente. Siete voi che dovete agire, perché a parte che comunque i miei expert advisor hanno tutti quanti gli equity stop, hanno dei controlli appena raggiunge un determinato drawdown. Però se voi prendete per esempio dei sistemi griglia in giro, il 99% non ha nessuna protezione. Siete voi che dovete impostarvi queste protezioni in base al vostro piano. È fondamentale. Poi, secondo punto, vengono aperti continui trades se il prezzo va contro, con l'aspettativa di chiudere in profitto quando si presenta un rintracciamento. Questa è l'idea. Ora, a parte la griglia infinita, che come abbiamo visto quella è una cosa separata, però l'idea della maggior parte di sistema griglia è quella che quando si presenta un rintracciamento chiude tutti quanti i trades con un profit. Ora, dovete essere anche consapevoli di questo. Ascoltatemi bene. Perché molti traders ci cascano, molti traders si vogliono illudere. Non avete idea di quanti traders vedono l'illusione, sanno che è un'illusione, però ci sguazzano. Ascoltami bene. Nell'esempio che vi ho fatto vedere, qui per esempio, ecco, molti dicono, ah vabbè, ci sono stati 2, 3, 4 trades in profit. E sono stati trades in perdita. Dunque, quando uno gli dice, guarda, vedi che questo expert advisor non accetta la perdita, loro mi fanno vedere lo statement e dicono, ah, guarda, sì, però sono state delle perdite. Le perdite dunque le accettate. No, no, ragazzi, non dovete essere così ingenui. Le perdite non sono state accettate. Le perdite sono state accusate, in questo caso, il trade è stato chiuso in perdita,
solo a condizione che questa è in profitto. È diversa la cosa. Non è un'accettazione di perdita, ok, il prezzo mi va contro, chiudo, a posto, vediamo il prossimo trade. No, no, qua è una chiusura in perdita solamente se c'è questo che va in profit. Se questo non va in profit, non chiudo. Dunque, non siate ingenui, mi raccomando, cioè, non illudetevi. Io vi voglio disilludere, vi voglio svegliare. Poi, aumento dei lotti per ogni nuovo trade della griglia, dunque tipicamente la progressione martingala. Raramente vedrete una progressione fissa, dunque senza nessuna progressione, dunque con lotti fissi. Raramente vedrete queste griglie che sono impostate in questo modo. La maggior parte hanno la possibilità di impostare una progressione con un moltiplicatore. Poi, c'è un sistema che lavora bene in situazioni di mercato in consolidamento, ovviamente, perché naturalmente il sistema, cioè, succede questo, c'è due possibilità. La griglia apre sempre con un trade. Inizia con un trade, semplicemente. Se va in direzione del trade, ben venga. Se va in direzione contraria, incomincia ad aprire altri ordini. E aprendo altri ordini, l'aspettativa è sempre quella di rintracciamento. E dunque nelle fasi di consolidamento, dove i rintracciamenti è la norma, lì lavora al meglio, ovviamente. Tanto ve l'ho spiegato. Quinto punto, sistema che accusa drawdown perdite in situazioni direzionali di mercato. E anche questo ve l'ho detto. Sesto punto, profitti frequenti e win ratio alto dovuto alla conformazione della strategia. E poi naturalmente uno si fa illudere come un'illusione di IA sempre profittevole. Non è così. Nonostante vedete, cioè, il fatto è questo, che l'expert advisor, da come è strutturato, che fa profitti frequenti, può indurre a questa illusione di essere profittevole, ma non è così. Ecco perché bisogna prendersi responsabilità. Ragazzi, la seconda slide non è un caso, cioè la seconda slide che vi ho fatto vedere, a parte il disclaimer, eccetera, è proprio perché dovete prendervi responsabilità del vostro trading e dell'uso degli expert advisor. Vi racconto una storia, una breve storia. Un mio vecchio amico, anni fa, ha cominciato ad usare un expert advisor, era un expert advisor griglia, ovviamente, e dice: "Mia, guarda, è bellissimo questo expert advisor, sta facendo profitti, mia, è fantastico, fa continui profitti." E io, naturalmente, gli ho detto: "Guarda, è un sistema griglia, cioè non è che è il Santo Graal, non è che un expert advisor è sempre profittevole, è un sistema griglia che la conformazione della strategia stessa fa sì che ti fa fare sempre profitti, ma capita quelle poche volte dove magari il mercato va in maniera direzionale e lì è un problema." Dunque io gli ho detto: "Guarda, impostati dei limiti, impostati dei limiti, ti fa sempre profitti, va bene, ok, però mettiti dei limiti. Se ti raggiunge, che ne so, il 30% di drawdown, chiudi tutto quanto." E lui diceva: sì, va bene. Promesso, promesso, appena raggiunge il 30% chiudo tutto quanto, le chiudo io manualmente." Oh, bellissimo, bellissimo. Cosa è successo? È successo che c'è stato un andamento direzionale, senza rintracciamento, e dunque il drawdown era 25, 28, 29, 30. Cosa ha fatto lui? Ovviamente, non avendo preparazione mentale, non avendo consapevolezza, dice: "Vabbè, dai, magari spostiamo il limite dal 30, facciamo al 40%, dai." E cosa ha fatto il mercato? Non andava contro. E dunque, poi 30, 35, 38, 40. Fine della storia, ha bruciato il conto. Ok? Ma è normale. Cioè, se uno non ha... Cioè, e voi pensate così, secondo voi è l'expert advisor che vi ha bruciato il conto? Non è l'expert advisor che vi ha bruciato il conto. Siete voi che avete consentito all'expert advisor di bruciare il conto. È diversa la cosa. Se la vedete in questa ottica, siete voi i padroni, siete voi che vi prendete la responsabilità. È un'altra ottica. Ora, vi faccio vedere proprio perché, cioè, del fatto che questa strategia può durare anche molti mesi, perché c'è anche una situazione di mercato dove l'80% delle volte il mercato è in fase di consolidamento. Dunque l'80% delle volte il mercato si muove in questo modo. Il 20% delle volte il mercato si muove in maniera direzionale. Ecco perché i sistemi a griglia non solo funzionano con un win ratio alto, perché appunto si aspettano i rintracciamenti, ma funzionano anche, possono anche funzionare per mesi e mesi. Il motivo è questo di qui.
è anche data dalla dinamica di movimento del mercato. Vedete? Ora vi faccio vedere alcuni risultati. Ora, questo è l'andamento di Eavenom. Eavenom che l'abbiamo impostato da giugno fino a novembre. Ci ha avuto dei risultati molto buoni. Ci abbiamo messo, io insieme al mio collaboratore, abbiamo attivato dei filtri particolari. L'abbiamo messo su alcuni mercati. Ok? E ci ha avuto questo andamento. I depositi iniziali 10.000, ha fatto il 233%. Drawdown massimo 35%. Benissimo, ottimo. Però vi dico questo, cioè, ci è andata bene. Ok, ci è andata bene. Ora, qui, e anche questo, voglio rendervi consapevoli di questo, che lo vedete, questo andamento sempre crescente. Non è che l'Expert Advisor è una miniera d'oro e dunque è stato creato con estremo ingegno. No, non è così. È proprio perché l'Expert Advisor, nella conformazione stessa, aspetta il rintracciamento, non accusa la perdita. Ecco perché vedete sempre questi rialzi. Ovviamente, non vedete mai un giorno in perdita perché non accusa la perdita. Ora vi faccio vedere l'altro lato della medaglia, di quello che succede magari quando il mercato va contro. Questo è quello che può succedere. Ora, come vedete, l'andamento è sempre rialzista, a parte questa giornata di qui, dove l'ho chiusa io manualmente perché c'era una news. Io stavo implementando intanto il filtro sulle news e dunque l'ho chiuso manualmente qui io. Però a parte questa giornata di perdita, tutte le altre giornate sono in profit, ovviamente. Però che è successo? Che a un certo punto il mercato è andato contro e ha superato la soglia di drawdown, anzi ha raggiunto la soglia di drawdown del 40% e ha staccato tutto quanto. Io ho messo il massimo drawdown al 40% e ha chiuso tutto quanto. Vedete? Ora, non è meglio, cioè, perdere solamente questo ammontare invece di bruciarsi tutto il conto? Non sottovalutate la cosa. Cioè, una cosa è perdere e avere il drawdown del 40% e magari perdere solamente il 10% sul capitale iniziale. Una cosa è bruciarsi tutto il conto. Dunque, siate disciplinati. Cioè, se mettetevi un rischio, non lasciate bruciare tutto il conto. Ecco, quello che vi dico. Perché c'è la possibilità. Cioè, questo sistema griglia. Vedete, è lo stesso Expert Advisor in realtà. L'abbiamo montato qui lo stesso periodo, giugno-giugno. L'abbiamo montato su mercati diversi. Però questo è quello che può succedere. Qui ci è andata bene, qui non tanto. Però abbiamo avuto la disciplina di mettere il drawdown, di lasciarlo il drawdown. E l'Expert Advisor ha chiuso correttamente le posizioni e bene. E così funziona. Vi racconto un'altra storia, questo è importante. Perché alcuni expert advisor magari possono durare anche 4, 5 anni? Non sto parlando di mesi, ma anni. E poi un tratto magari succede che brucia tutto quanto. Perché questo? Cioè, non basta leggere il grafico su MyFakesbook, bisogna anche capire la strategia sottostante. Vi faccio un esempio, guardate qui. Ora, questo è il grafico del pound CAD settimanale, weekly. Se uno imposta un sistema griglia e lo fa partire per esempio all'inizio 2017, ma mettiamo che lo fa partire dal 2017, con una distanza griglia adeguata, con un money management anche adeguato e un capitale consono. Ora, a parte questi picchi che si sono presentati, e va bene, anche questa discesa senza rintracciamenti, e va bene. Però alla fine dei conti, il mercato è sempre stato in questa zona, se ci fate caso. Dunque, veramente con un'impostazione adeguata, cioè può reggere anche 1, 2, 3, 4, 5 anni. Però che succede se il mercato incomincia a prendere un andamento direzionale e non rintraccia fino a questo punto? E qui è la fine. Infatti che è successo? È successo che a inizio settembre tipo è morta la regina Elisabetta e dunque il pound è crollato, c'è stato un crash e c'è stato un flash crash in realtà.
È stato tipo di quasi 1000 pips in 2 giorni. Vedete? Questo è letale. Perché se il mercato tipo qui incominciava magari a rintracciare, e allora va bene, perfetto. Ma qui è andato invece contro. Ecco perché magari può durare, il sistema può durare 3, 4, 5 anni e poi in un anno bruciare tutto quanto. Se uno non ha delle limitazioni, se uno non ha delle protezioni, fa questa fine. Ora vi racconto una breve storia. Guardate qui, questo è il segnale di North East Way, è un segnale che poi è stato staccato, e in pratica è un sistema griglia. È un sistema griglia con gestione complessa, vuol dire che ogni volta faceva tipo delle chiuse parziali e incominciava, cioè come vi ho fatto vedere, non nella quarta categoria. È una gestione complessa. Il punto è che era stato agganciato tipo su valute tipo Audi CAD, euro-dollaro e anche sul pound. E sul pound non solo il pound USD, ma anche tipo pound CAD, se non sbaglio, sì. Entrambi. Cosa è successo? Che naturalmente sul pound CAD e sul pound USD andavano a pesare tantissimo le posizioni. Perché, come vi ho fatto vedere, c'è stato qui un andamento sempre direzionale con pochissimi rintracciamenti. E dunque è stato letale per questo segnale. E dunque dal drawdown che era tipo del 30% è passato al massimo drawdown del 46%. Poi nel giro di breve è andato al 75% e questo è quello che è successo. Ha distrutto il conto. Vedete? Ora, voi non avete idea, ma questo segnale era stato tipo fomentato tantissimo perché aveva tipo 48, 51 mesi di seguito in profit. 51, che sono oltre 4 anni. Vi rendete conto? E non solo, c'erano 11 milioni di conti fondati. 11 milioni. Poi quasi ridotto a 3 milioni. Ora, ovviamente, alcune persone intelligenti avranno staccato il segnale o comunque si saranno imposti alcuni limiti di protezione e di drawdown. Dunque, non è che il segnale ha bruciato tutti i conti, magari alcuni avranno staccato. Però sta di fatto che questo Pavel Udvchenko si è lasciato bruciare tutto il conto. Non ha senso, cioè che aveva fatto l'85, 8500% di profit. Che senso ha bruciarsi tutto il conto? Non ha senso. Questo è quello che è successo. Dunque, prendetevi responsabilità. Ora ci sono stati un sacco di commenti negativi. Ah, il segnale fa schifo. Ah, questo Pavel lo voglio uccidere. No, ragazzi, questi sono comportamenti maturi. Non potete prendervela con Pavel o con il segnale o con l'expert advisor che non funziona. No, no, l'expert advisor funziona. Siete voi che siete stati non preparati. E non avete avuto la giusta formazione e non avete avuto la giusta disciplina di staccare il segnale o l'expert advisor quando raggiungeva quella soglia di drawdown. Non potete dare la colpa a Pavel. Dovete prendervi le responsabilità. Molto bene. Ora, con i sistemi griglia abbiamo concluso. Passiamo adesso ai sistemi di breakout. I sistemi di breakout, come dice la parola stessa, sono quei sistemi che lavorano sulle rotture. Le rotture di determinati livelli. Ora, questi livelli sono tipicamente i supporti delle resistenze, ma possono essere anche, per esempio, dei massimi o minimi di un canale, oppure dei massimi o minimi giornalieri o della giornata precedente, oppure dei livelli ricavati tramite trend line, o dei livelli ricavati tramite zone di consolidamento, per esempio, dunque rotture di fasi di consolidamento. Comunque sia, il punto è che quando il prezzo tocca, raggiunge o supera questo livello, si entra in mercato. Tipicamente si entra con degli ordini pendenti, dunque con un buy stop o un sell stop. Ora, io nel 2018 ho lanciato un expert advisor che è Sniper Breakout e dopo alcuni miglioramenti e aggiustamenti che ho fatto all'inizio, vi devo dire la verità, è un sistema che comunque è solido, che continuo ad usare, che funziona bene. C'hai i suoi periodi dove magari sono un po' stagnanti e c'hai i suoi periodi profittevoli. Io inizialmente ho creato l'Expert Advisor proprio all'inizio,
con uno stop loss molto stretto, tipo di 2 pip e mezzo di stop loss, e un take profit che ha un rischio rendimento tipo di 1 a 15, 1 a 20. Ora mi sono reso conto che poi che stop loss così stretti in realtà non andavano bene, o comunque erano soggetti a slippage e c'erano situazioni di mercato dove proprio non erano consigliati. E adesso comunque l'ho impostato con uno stop loss di 10 pip e un take profit di 50 pip. Dunque un rischio di rendimento di 1 a 5. Ci sono anche delle varianti con rischio di rendimento minore di 1 a 1 che sono rare e bisogna anche vedere in base al mercato, in base al take profit che si mette. E sono rare, però è possibile anche avere queste varianti. Ora voglio farvi vedere una cosa, voglio farvi vedere l'andamento di Sniper Breakout. Questa è la versione 2.12, vedete? Già si vede dall'equity che comunque le perdite sono accettate. Questi piccoli ribassi sono comunque accettazioni di perdite. E questa invece è la versione 2.13. Ora, in realtà è lo stesso Expert Advisor. Cioè, non ho fatto altro che ho rilasciato un nuovo aggiornamento. Però questo nuovo aggiornamento ho cambiato i parametri e ho messo l'opzione dei profitti parziali, delle chiusure parziali. Però quello che voglio dirvi io è questo, che nonostante l'expert advisor sia uguale, in base alla situazione di mercato, per esempio qui, il take profit era di 16 pips, ho impostato. 16 pips di take profit era molto stretto, mentre qui l'ho messo a 50 pips. Quello che vi consiglio io è, nonostante prendete l'expert advisor, monitoratelo mese dopo mese, anche fate una valutazione magari trimestrale, semestrale, in modo da adattarlo anche alla situazione di mercato. Perché l'expert advisor è strutturato per magari identificare bene i supporti di resistenza, c'è un suo algoritmo interno, va bene, però i vari parametri possono essere cambiati ed è bene che il trader adatti questi parametri in base alle situazioni di mercato. E in base anche al mercato dove lo fa lavorare. Allora, voglio farvi vedere qui in piattaforma questo Expert Advisor, lo Sniper Breakout, giusto per farvi vedere il funzionamento. Ora guardate qui. Allora, qui abbiamo l'allocazione di capitale, come sempre, poi i lotti espliciti, i lotti ricavati tramite a rischio, in percentuale o in denaro. Stop loss take profit. Ora l'ultima versione c'ha 100 punti di stop loss e 500 punti di take profit. Poi c'è il trailing stop. Questo è fondamentale, diciamo, in tutti i sniper breakout, tutte le versioni. Perché appunto quando il prezzo va in direzione, il trailing stop segue il prezzo fino ad arrivare a break even. In questo modo si va a ridurre il rischio. Poi il trailing stop da break even. Questa è un'altra variante di trailing stop, anche per fare diversi studi sul sniper. È una sorta di trailing stop della MetaTrader, per intenderci. E da break even parte lo stop loss fino a seguire il prezzo in maniera indefinita. Questo invece è stop loss a break even una volta sola. Dunque, se qua uno mette per esempio false, disattiva il trailing stop tick per tick e lo vuole attivare solamente una volta. Quando raggiunge un profit di 200 punti, e allora sposta lo stop loss a break even subito. Questa è un'altra variante. E poi qua abbiamo anche le chiusure parziali. Al 50% di raggiungimento del target prende 50% dei profit, chiude il 50% della posizione. E questa è una variante che chiude quando c'è una candela contraria al breakout. Ora voglio farvi vedere quel backtest. Io l'ho fatto e comunque ho ricavato anche i settings in base al mercato euro-dollaro su M5. Poi ci possono essere anche dei settings, che ne so, su AUD, USD, H4. Io sinceramente non ho testato su tutti i mercati. Cioè, per esempio, che ne so, CAD, CHF, Daily, per esempio. Questo di qui non l'ho testato, vi dico la verità. Ci sono veramente tantissime varianti. C'è da vedere, io comunque ho fatto degli studi in base ad alcune tipologie di mercato. In base a alcune situazioni di mercato preferisco farlo lavorare su euro-dollaro. Come dire, sono mie preferenze. Ora, guardate che succede qui. Allora, ha aperto un ordine di buy stop.
qui, in questa resistenza, che ha riconosciuto qui, in questo livello. E ha aperto un ordine sell stop su questo supporto che ha riconosciuto qui. Ora, voi potreste dire, sì, ma in effetti qua c'è un'altra potenziale resistenza, o anche qui, soprattutto qui, c'è una resistenza più importante, che coincide anche col massimo della giornata precedente. Perché l'ha messo qui? Perché in base a un algoritmo interno, in base a un suo calcolo, ha riconosciuto che questa resistenza era più interessante, dunque l'ha messa qui. Stessa cosa anche per il supporto. Ora, guardate qua che è successo. Qui è andato ha preso il trade, sta andando in profit. Questo è interessante. E c'è lo spostamento del trailing stop. Vedete che si è spostato. Infatti, inizialmente c'era lo stop loss a 100 punti qui. E si è spostato con il train stop tick per tick. Infatti qua c'è la modifica dello stop loss. Così che funziona. Questo è il funzionamento di Sniper Breakout. E questo è poi l'andamento sul grafico. Ora, c'è un'altra variante, come vi ho detto, che è quella con il rischio rendimento di 1 a 1. O minore di 1 a 1. Cioè uno qua può mettere 100, può mettere anche 50 addirittura. Ora c'è da dire questo, come vi ho detto, i breakout è bene sfruttare il vantaggio del breakout e dunque lasciare correre il trade. Ah, quali abbiamo le chiuse parziali. Così. Ed è possibile comunque usare questo sistema anche. Magari usare il sniper breakout con il rischio di rendimento maggiore di 1-1 e il sniper breakout con il rischio di rendimento minore di 1-1. È possibile usarli. Questo è l'andamento. Il punto è che ha tanti piccoli profitti, però le perdite sono più sostanziose. Ora c'è da dire questo, che grazie anche al trailing stop, e tra virgolette un po' si vanno a ridurre le perdite, però possono essere più incisive. E un'altra variante. E un'altra variante di breakout. Ora, voglio farvi vedere questa cosa. Il trailing stop vicinissimo al prezzo. Questa è un'altra variante di breakout. Ci sono alcuni sistemi che vengono venduti anche in giro con questi trailing stop vicinissimi. E vi dico anche lo svantaggio è appunto lo slippage, che incide tantissimo. Già comunque lo slippage va a incidere nell'entrata, quello è da mettere in conto. Però se uno mette un trailing stop così vicino, ma vicino stiamo parlando per esempio di un pip o di mezzo pip, più vicinissimo, lo slippage in uscita è veramente è importante, è da non sottovalutare. Ora, cosa succede quando uno adotta un trailing stop così ravvicinato? Che dal punto di vista del backtest c'è un andamento di questo tipo. Sembra quasi molto, molto lineare. Il punto è che però dal punto di vista reale, cioè in live, non si ha un andamento di questo tipo. Dunque è fittizio, tra virgolette. Perché nei backtest, cioè nonostante le simulazioni di slippage, eccetera, però non riesce a far risultare come se fosse in reale. Dunque ve lo dico per esperienza. Dunque, train stop vicinissimi, se voi identificate sistemi con train stop vicinissimi, fate attenzione, cioè siate consapevoli dello slippage che incide tantissimo. Poi un'altra variante di breakout è quella basata sulla formazione di canali. Ora, il canale che cos'è in realtà? In pratica è una struttura che viene ricavata tramite X candele. Dunque si calcolano X candele, che ne so, 8-10 candele. Da queste 8-10 candele si prende il massimo e il minimo di queste candele e si forma un canale. E dunque viene posizionato tipicamente il buy stop al massimo del canale e il sell stop al minimo del canale. Quando c'è una rottura di questi livelli, e allora si lavora in breakout. A volte c'è anche la possibilità di cancellare l'ordine opposto, dunque un ordine buy stop viene attivato, il sell stop viene cancellato e viceversa. E questo è pure un'altra variante. Ora, io ci ho creato
un expert advisor su questo, inizialmente, anni fa, prima di Sniper Breakout, e ci ho creato un expert advisor che si chiama OLMBS, che lavorava appunto sull'apertura del mercato di Londra. Adesso l'ho rinnovato, tra virgolette, e l'ho chiamato Channel Breakout. Questo Channel Breakout ha la possibilità di impostare anche gli orari, dunque l'orario di trading. Dunque è più versatile, ecco, potete farlo lavorare nella sessione americana, nella sessione di Londra, alle, che so, alle 12, alle 13, potete farlo lavorare dovunque, dovunque voi vogliate. Guardate, vi faccio vedere qual esempio. Questo è l'andamento di Channel Breakout. Ha aperto due ordini pendenti sul massimo e minimo delle X candele. Ora, questo orario era alle 9. Ok, sì, in pratica coincide con l'apertura del mercato di Londra. E ha aperto un ordine sell stop qui e un ordine buy stop qui. Ora l'ha aperto qui perché ha contato X candele e dunque il massimo di queste X candele era qui, non qui per esempio. Va bene, dunque qui. Ora, la cosa interessante è questa, che il channel breakout lavora bene quando le candele sono molto ristrette. Per esempio qui, visivamente si vede che c'è una sorta di compressione tra compratori e venditori. Lì, quando c'è una rottura, e allora è l'ideale. Mentre quando il canale è molto grande, molto largo, e allora non è molto ideale lavorare con il channel breakout. Ok, ha attivato l'ordine, l'altro l'ha cancellato, perché c'è l'opzione anche di mettere il hook order, che sta per One Cancel Order. Prezzo si muove, c'è anche la possibilità di impostare un trailing stop, in questa fase il trailing stop è fino a break even, poi c'è anche una chiusura parziale, dunque trailing stop, chiusura parziale, e poi lascia correre fino al target. Questo è andato bene. Questo è un sistema che lavora sui breakout di canale, e la dinamica è la stessa. Un altro expert advisor è invece il Solar Breakout. Il Solar Breakout invece lavora sui massimi e minimi giornalieri. Dunque va a identificare il massimo e minimo giornaliero e apre degli ordini buy stop e sell stop a un determinato orario. Ora ho trovato un'impostazione molto interessante che lavora sul gold e all'apertura del mercato americano. Dunque all'apertura del mercato americano posiziona un buy stop al massimo del giornaliero, un sell stop al minimo giornaliero con uno stop loss di 400 punti, un take profit di 500 punti ed è interessante, è veramente interessante. Vediamo qui, lo faccio vedere. Ci abbiamo qui Solar Breakout, vedete, è anche Channel Breakout. Questo è il funzionamento di Solar Breakout. Apre due ordini massimi e minimo della giornata, breakout e trailing stop. E poi fortunatamente va in profit. Qua l'apertura del mercato americano, però in realtà uno può scegliere anche l'orario. Dunque riguarda, cioè, sono diverse varianti, non confondetevi. Cioè il channel breakout lavora sulla formazione di canale, che è dato da X candele, mentre il solar breakout è dato dalla rottura del massimo minimo giornaliero. Sono diverse varianti di breakout. Bene, questo è l'andamento. Questo è molto interessante in realtà sul breakout. Ti posso dire che con certi settings è molto, molto interessante. Ora vi dico anche questo: è bene fare delle valutazioni trimestrali per poter cambiare e adattare i settings in base alla situazione di mercato. Perché, per esempio, questo lavora sul gold, ma c'è stato un periodo dal 2000, il 2021, inizio 2021. O comunque c'era un periodo particolare dove faceva in continuazione dei fake out in continuazione. Dunque i sistemi di breakout erano proprio inutilizzabili. È inutile far funzionare i sistemi di breakout in quei periodi. Bene è farli funzionare in periodi diversi. Infatti, guardate qui, guardate questo periodo. Questo è stato un po' stagnante questo periodo, con questi settings che ho messo nell'Expert Advisor.
Poi un'altra cosa che voglio dirvi è questa, che non ha senso trovare i settings che valgono per sempre, tipo dal 2000, che ne so, dal 2010 fino al 2022. Dunque dei settings speciali. Non ha senso. Perché le situazioni di mercato cambiano. Non ha senso ricavare i settings migliori che funzionano per 10 anni. Ebbene, invece, capire il funzionamento dell'Expert Advisor e ricavarsi invece i settings in base alla situazione del mercato in quel periodo, in quel momento. Molto bene. E questo è il Solar Breakout. Vi faccio vedere l'impostazione. Ecco, guardate. Questo è Sniper Breakout con rischio di rendimento di 1 a 0,5. Ora voglio farvi vedere il Solar Breakout e il Channel Breakout. Iniziamo con il Channel Breakout. Questo di qui. Sempre qui c'è l'allocazione di capitale, lotti a rischio, stop loss e take profit, trailing stop, chiusure parziali, possibilità anche di chiusura venerdì alle 22, alle 21, quello che sia. Ecco qui l'apertura del mercato. Dunque alle 16 attiva il calcolo il canale dalle 16 in poi e lo calcoli in base alle 8 candele precedenti. Uno qui può scegliere per esempio anche i 10 ora broker e sarebbero 9 ora italiana. In questo caso è identico a OLMBS, rispetto a valore che lavora sulla rottura del canale all'apertura del mercato di Londra. Vedete, qua si può impostare il numero di candele, qui la cancellazione o order, la scadenza ordini pendenti, il filtro media mobile anche, dunque se il prezzo è al di sopra della media apre solamente il buy stop, se il prezzo è al di sotto della media apre solo il sell stop. Vedete quante possibili varianti. Ora, quello che vi dico io è questo, ve lo ribadisco sempre, l'expert advisor così di default può lavorare, però se voi siete seri quando prendete un expert advisor e lo implementate nel vostro piano di trading, lo adattate anche al vostro stile, lo fate lavorare anche in base ai backtest, in base ai mercati, di vostra scelta, in base ai vostri studi, eccetera. Non sottovalutate questa cosa. Poi abbiamo il Solar Breakout, questo di qui. Solar Breakout molto similare. Qua abbiamo anche l'apertura del mercato. Dunque, le 16:30 per tutto il mercato americano. E qui la giornata per il breakout. Oppure o oggi o ieri. Dunque, il massimo e minimo giornalieri della giornata di oggi o della giornata di ieri. Molto, molto bene. Poi c'è cancellazioni OCO, filtro, trailing stop, chiusure parziali. Vedete? Questo. E poi un'altra variante è il News Dragon, adesso poi ve ne parlerò anche nella sezione news, che è in pratica il breakout di massimo e minimo di X candele dopo l'uscita della news. Vuol dire che dopo l'uscita della news, per esempio 5, 15, 20 minuti dopo, si calcolano quelle X candele dall'uscita della news, si posiziona un buy stop al massimo del canale e un sell stop al minimo del canale. E stessa dinamica. Anche qui è vantaggioso perché in realtà con le news, poi vi dirò, c'è una sorta di forza imponente, dunque può esserci un andamento direzionale. Andiamo nella parte della consapevolezza sui sistemi di breakout. Il win ratio basso, che la maggior parte dei sistemi di breakout hanno, soprattutto con un rischio di rendimento maggiore di 1-1, è dovuto al fatto che sono presenti molti fake out. Nel 1980-1985 c'erano i Turtle Traders ed erano dei traders che lavoravano esclusivamente sui breakout e facevano una palata di soldi. Però c'è stato proprio un periodo dove i breakout andavano alla grande. Cioè i fake out erano proprio al minimo. Dal 2000 in poi invece i breakout non andavano così alla grande. E dunque i fake out erano quasi all'ordine del giorno e i turtle traders poi hanno dovuto adattarsi in altri modi. Va bene, dunque c'è da capire questo, che i fake out sono molto frequenti. Le zone di breakout sono critiche e forzano i compratori e i venditori a prendere delle decisioni immediate.
Le dinamiche di massa sono chiare e vistose in questi punti. Ora, questo è anche il motivo del perché i breakout sono interessanti e hanno, tra virgolette, un vantaggio di fondo nel mercato. Perché le dinamiche di massa in quei punti sono veramente vistose. Cioè, i traders, che siano compratori o venditori, in quei punti critici devono prendere delle decisioni. Una sorta di andamento a catena. E dunque, quando c'è un breakout, molti traders continuano ad andare in situazioni di breakout per evitare di mancare il trade. I traders, diciamo, della parte opposta chiudono in loss, dunque gli stop loss, molti stop loss vengono presi, e dunque è un effetto quasi a catena, un effetto valanga. E dunque queste sono zone particolari, zone critiche. Punto 3. Alcuni sistemi di breakout con stop loss stretti e gestione di trailing stop stretta possono comportare slippage elevati, infatti ve l'ho detto. Non sottovalutate questa cosa. Punto 4. In alcuni mercati i sistemi di breakout reagiscono meglio. Questo è vero. Ho notato che ci sono alcuni mercati dove in realtà non rende molto, anche in base con le ottimizzazioni, fatto gli studi, eccetera, però non riesce a rendere molto. Altri mercati invece sì. E oltre ai mercati, punto 5 qui, alcune situazioni in fase di mercato possono essere favorevoli e sfavorevoli. Questo pure è importante. Dunque, non solo il mercato, ma anche le fasi di mercato possono essere favorevoli e sfavorevoli. Come vi ho detto, c'è stato un periodo sul gold dove era un continuo fake out. E i breakout non andavano mai bene. Lì era terribile, è veramente terribile, dunque non ha senso usare i sistemi breakout in quel periodo. Dunque è importante capire questi elementi quando uno usa i sistemi di breakout. Bene, ora tenetevi pronti e andiamo ai sistemi sulle news. I sistemi sulle news sono molto interessanti perché appunto sfruttano la volatilità che ne consegue dopo l'uscita della news. Ora, io ho creato un expert advisor che ho chiamato EA News, dove all'interno ci sono tre varianti di strategia. Uno si basa sullo Straddle, che adesso vi dico. Un altro l'ho chiamato Dragon e l'altro l'ho chiamato Viper. C'è da dire che questo expert advisor è valido su MT5, perché appunto ho creato tutta una struttura per poter fare anche i backtest, una figata, bellissimo. Infatti da lì ho potuto fare varie ottimizzazioni, ho potuto trovare vari settings su vari mercati, è veramente forte. Ora vi spiego queste tre varianti di strategia. Lo Straddle è molto conosciuto e in pratica consiste nell'aprire due ordini pendenti, uno in buy stop e uno in sell stop. Questi due ordini pendenti vengono aperti a una distanza fissa dal prezzo. Dunque, vi faccio un esempio. Ammettiamo che questo è il momento del prezzo. Qui, a questo orario, vi è l'uscita della news. Ora, succede questo, che quando arriva qui c'è una volatilità pazzesca e poi dopo X minuti, che può essere 5, 10, 15 minuti, si posiziona un buy stop, un sell stop a distanza fissa dal prezzo. Dunque, per esempio, qui si calcolano per esempio 10 pips o 20 pips o quello che sia al rialzo e si mette un buy stop. Sempre dal prezzo si calcola 10 pips al ribasso e si mette un sell stop. E si lascia lavorare il prezzo. Dunque, se il prezzo poi colpisce il buy stop, c'è la possibilità anche di cancellare l'ordine opposto, dunque loco order. Oppure si può anche lasciare presente senza cancellarlo e si lavora in questo modo. Questo è lo Straddle. Questo è lo Straddle. Il Dragon invece lavora sui breakout di canale, come io avevo anticipato prima. Questo vuol dire che qui, per esempio, calcola il massimo e il minimo del canale dopo il rilascio della news. Dunque qui va a calcolare il massimo e il minimo, dunque posiziona un buy stop qui e posiziona un sell stop qui, perché il massimo da qui
Cioè, questo è il range di tempo che è passato. Questo è il range di prezzo, vedete? E dunque posiziona un massimo qui e un minimo qui. In questo caso, se colpisci il massimo qui, allora lascia correre il prezzo. È una variante diversa. E poi c'è Viper. Viper vuol dire che aspetta la chiusura della candela, e che può essere dopo 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, quello che sia. Quando la candela chiude, in base alla direzione della candela, entra direttamente al mercato. Dunque, senza ordini pendenti, subito al mercato. Queste sono tre varianti. Ora, voglio farvi vedere qui, che è veramente interessante, questo expert advisor sulle news. Questo di qui. Guardate. Queste sono le varianti. Prima variante, ha aperto ordini pendenti in straddle. Si vede poco forse, però qui. Apre un sell stop, c'è anche la chiusura dell'ordine opposto e si lascia correre il prezzo. Vedete che lo stop loss si è spostato a break even, però non con un trailing stop tick per tick. Si è spostato a break even con un trailing stop one time, è una variante diversa. Rivediamo, guardate. Riprende il prezzo, lascia correre il prezzo, lo stop loss è ancora qui fisso. Quando raggiunge un determinato livello di profit, sposta break even. Intanto prende anche i profitti parziali. E poi vabbè, quando ha preso break even. Questa è la variante 2, dunque Gold Dragon. In pratica, la news, questa in pratica è il FOMC. È successo questo, che alle 20:30 qui ha aperto un massimo e un minimo, vedete? E da qui poi è stato attivato. Questo invece è nella variante Viper. Dunque è successo che alle 20:30, anzi 20:35, dopo la chiusura di questa candela, che è 35, è rialzista e dunque ha aperto subito un buy. E poi è andato in profit. Vedete, queste sono diverse possibilità. E qui vabbè, alcuni backtest. Alcuni backtest che si possono avere. Ora, la cosa interessante è questa. Impostando in un certo modo l'expert advisor sulle news, con certi settings su certi mercati, si possono avere veramente una rosa di varianti incredibile. Io infatti voglio farvi vedere qui. Guardate qua cosa ho fatto. Qua mi sono creato e mi sono fatto delle ottimizzazioni continue. Non avete idea. Questo è l'esperto avviso sulle news. Come impostazioni abbiamo sempre allocazione di capitale, stop loss take profit, trailing stop tick per tick, trailing stop one time. Qui il one time è interessante perché consente appunto, cioè dovete capire questo, che nella fase di volatilità della news, avere un trailing stop tick per tick a volte non è l'ideale. Dunque, magari lasciare correre il prezzo fino a un determinato livello e poi spostare il trailing stop a break even, per esempio. Qua c'è sempre la chiusura parziale e poi c'è distanza straddle, cancellazione order, minuti di latenza dall'uscita della news. Dunque, l'expert advisor agisce 15 minuti dopo il rilascio della news e scadenza ordini pendenti. E qui uno può selezionare anche la notizia. Vedete quante possibilità? Non farm payroll, ECB, il FOMC, i tassi di interesse dell'euro, dell'USD, eccetera. E qua la variante della strategia. Vedete quante possibilità? E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Qui c'è la possibilità di scegliere anche i settings. Non avete idea di quante ottimizzazioni ho fatto, guardate qui. Vedete qui. E ancora devo continuare a farle, che devo farle anche sul pound, per esempio. Qui, FOMC. Guardate quante varianti mi sono creato. Qua non fa un payroll.
Qui alcune volte ho messo degli stop loss, tipo stop loss di 2000, take profit di 6000, qua stiamo parlando del Nasdaq, oppure stop loss di 200, take profit di 2000, oppure c'è, andiamo a prendere in off-ramp roll, qui, stop loss di 1100, take profit di 5000, dunque il rischio di rendimento di 1 a 5. Dunque combinare, vedete qual è il rischio di rendimento di 1 a 1? Qua invece il rischio di rendimento di 1 a 5. Ora perché? Cioè perché se uno va a combinare anche queste varianti, ne può prendere beneficio. Quello sì. E vi faccio vedere qua, guardate qua. Guardate che bello. Questo in pratica è un software che mi sono creato, è un indicatore, che si chiama Hedge Fund Visualizer. Insieme a un altro indicatore che si chiama Equity Visualizer, permette di vedere l'andamento della equity su tutte le candele passate. Vedete? Dunque la strategia che comunque ho messo il Magic Number tutti diversi, la strategia questa di qui, che è del gold, con il Magic Number 20111, ci ha avuto questo andamento della equity, così me lo posso studiare, è bellissimo, vedete? È forte avere la possibilità di monitorare l'andamento della strategia, qui anche con il win ratio, con il massimo drawdown, dunque dal picco massimo al picco minimo, con i lotti tradati, il numero di trades, il flottante, qua ancora sul gold è ancora aperta una posizione, è bellissimo. Le news capitano una volta ogni mese, oppure una volta ogni 2 mesi, dipende dalla news. Uno deve avere veramente tanta pazienza. Ora non ha senso tipo, che ne so, creare un setting e dunque l'expert advisor della news lavora solamente su un mercato, non ha molto senso. È bene crearsi, come vi ho detto, una rosa di varianti, tante possibili varianti, tante possibili sfaccettature che vanno a sfruttare la news in pieno. Dunque magari alcuni con rischio di rendimento di 1-1. Alcuni con rischio di rendimento di 1 a 5, 1 a 6. E così si sfrutta il tutto. Magari alcuni trades vanno in perdita, va bene, gli altri vanno in profit. E dunque è una sorta di, come dire, si va a lavorare sulle possibili varianti dell'expert advisor. E qua uno può, cambio magari time frame. Vedete, faccio vedere anche su time frame da H1. Bisogna avere pazienza anche su queste cose, per esempio qui guardate euro-dollaro, se faccio euro-dollaro me l'ha evidenziato, vedete? Questo andamento, c'è avuto una perdita qui, c'è avuto una perdita qui e poi c'è avuto un profit qui. E qua bisogna lavorare di pazienza. Qui sta la bravura anche del trader, perché se uno ha sviluppato delle statistiche, dei backtest, e si attiene al piano, non si spaventa dopo il primo stop loss, non si spaventa dopo il secondo stop loss, neanche dopo il terzo e dopo il quarto, ma lo fa lavorare finché il piano che lui ha scritto, finché il piano che lui si è imposto, gli dice di farlo lavorare. Vedete? Mi va a evidenziare la strategia, è forte questa cosa. È un tool molto utile per chi vuole lavorare con gli expert advisor, e ve lo consiglio assolutamente. L'ho creato sia per i 24 sia per i 25, è uno strumento molto utile per poter monitorare l'andamento degli expert advisor. Molto bene, molto bene. Dunque, questo è l'expert advisor sulle news. Poi c'è da dire questo, che ci sono anche altri expert advisor sulle news, che magari è possibile vedere in giro, che sembrano interessanti perché hanno dei backtest incredibili. Il punto è che se voi siete molto precisi e accorti e fate dei backtest, vi rendete conto che ci sono expert advisor che lavorano con una gestione rapidissima degli ordini, però non ha molto senso, perché appunto lo slippage è una cosa incredibile, soprattutto nelle news. Vi faccio un esempio. Ora, ammettiamo che c'è una news che fa questo andamento così. E questa gestione rapidissima funziona in questo modo, che
incomincia ad aprirsi un sell stop qui e il prezzo salendo, il sell stop continua a seguire il prezzo, cioè viene proprio ravvicinato. Ravvicinato, stiamo parlando proprio di un pip di distanza. E succede questo, che quando il prezzo incomincia a cambiare direzione, cioè di un pip, colpisce il sell stop in questo caso, e il prezzo sta per andare in direzione, bene, viene attivato un trailing stop vicinissimo. Dunque, cioè, dal punto di vista del backtest è normale che funzioni perché lo slippage lì non è presente, però in real è deleterio. C'è una cosa più incredibile, uno stop loss vicinissimi, è troppo stretto. Non ha senso. Vediamo se ve lo faccio vedere. C'è un expert advisor particolare che avevo visto. E in pratica funziona proprio con questa dinamica. Ora, questo expert advisor lavora non proprio sulle notizie. Però ci sono altri expert advisor che lavorano direttamente sulle notizie con questa dinamica e voglio appunto rendervi consapevoli del funzionamento. Lavorano in questo modo, guardate. E vedete che cosa c'è stato. È stata una cosa rapidissima. E in pratica aprono dei buy stop e dei sell stop che li gestisca in maniera troppo ravvicinata. Guardate qui. Ha aperto un buy stop, l'ho attivato e lo stop loss si sposta. Guardate, ha aperto il buy stop, il trailing stop si è spostato quasi a break even, però non ce l'ha fatta. Anche qui ha aperto degli ordini sell. E poi vedete, ha chiuso il trade e ne ha aperto subito un altro. Ora guardate questo ordine di sell stop. In pratica va a seguire il prezzo se il prezzo continua su finché non scende. Vedete cosa succede? Finché non scende, attiva il sell stop e il trailing stop viene subito attivato. Vedete? Ora questo expert advisor lo fa lavorare in periodi anche che non sono sulle news, però ci sono expert advisor che lavorano prettamente sulle news con questa dinamica. Ora, dal punto di vista di backtest, vediamo se dal punto di vista di backtest non fatevi illudere perché non vi è presente slippage, mentre in real è una cosa improponibile. Perché lo slippage è troppo alto. Tipo vedete qui. C'è avuto quei periodi di stasi e poi poi va a abusare anche del money management e va a fare incrementi di questo tipo. Dunque vedrete tipo delle onde tipo a salire in questo modo. Come dire, cioè è improponibile dal punto di vista real. Cioè ve lo dico prima. Dunque siete consapevoli anche di questo. Ora, andiamo a vedere la sezione sulla consapevolezza. Dunque, le news comportano uno squilibrio vistoso tra compratori e venditori e danno vita a situazioni di volatilità. Ciò a volte può essere sintomo di direzionalità. Non è da abbinare volatilità uguale direzionalità, non sempre. Perché a volte ci può essere un andamento volatile, molto volatile, però rimane sempre lì. Cioè, non ha nessun andamento direzionale. Però la maggior parte delle volte, dopo un andamento volatile, soprattutto causato dalle news, si presenta un andamento direzionale. Perché i compratori e i venditori comunque poi devono prendere delle decisioni poi che vanno a influenzare a lungo termine, e dunque va a prendere un andamento direzionale. Questo è interessante perché se uno applica appunto la strategia di straddle, oppure la strategia di breakout del canale, tipo la variante Dragon, prende vantaggio dalla direzionalità. Qui i sistemi straddle sono più diffusi e prende vantaggio dalla direzionalità del mercato dopo il rilascio news. Infatti, il tipico rischio di rendimento è oltre 1 a 3. Bene,
Alcuni sistemi sono calibrati su misura, su determinate news e non su altre, e questo è importante. Cioè, non potete pretendere che okay, io ho l'esperto sulle news, lo aggancio e bene, mi fa i profitti. No, no, non siete così ingenui e così superficiali. Dovete essere molto specifici su quale news andate a usarlo, su quale mercato. Dovete essere veramente molto dettagliati su queste cose. Io qui, per esempio, ho fatto vedere una marea di possibili varianti sui settings delle news. Qui, per esempio, anche sul dollaro australiano. Guardate quante varianti. Sul AUD USD, anche sul pound AUD. Vedete? Dunque, dovete essere molto dettagliati e dovete monitorarli. Dovete capire quelli che vi piacciono di più, quelli che sono più consoni al vostro stile. È importante fare questi studi così dettagliati e tenere traccia di tutto. Poi è richiesta molta pazienza prima di vedere i risultati. Infatti vengono fatte uno, massimo due operazioni al mese. Dunque qui c'è una rilevanza bassa per quanto riguarda la statistica dei trades. Infatti qui nei backtest non si ha una rilevanza statistica in termini di trades, operazioni. Però la possibilità è quella di creare diverse varianti sulle news, come vi ho fatto vedere. Dunque, con diversi approcci e diverse varianti, si va e usarlo su tante news, cioè non farm payroll, il FOMC, l'ECB. In questo modo uno va a tracciare l'andamento delle news, di ogni singola news, ma poi considera anche il globale, per esempio. Dunque, questa singola news ha avuto una perdita di 194 euro, va bene. Questa ha avuto un guadagno di 2247, va bene. E poi prova a considerare il globale. In questo modo uno può fare una sorta di rilevanza statistica in termini di trades fatti. Alcuni sistemi possono soffrire di slippage elevati o non si possono completamente usare in condizioni reali di mercato. Quello sì. Infatti usare lo straddle esattamente al minuto zero della news non ha senso. Usare sistemi con uno spostamento di stop loss ravvicinatissimo non ha neanche senso. E dovete essere consapevoli di queste cose. Poi è necessario anche avere uno stop loss e take profit adeguato in base alla situazione o alla fase di mercato. Quello pure. Dunque non pensate che avete ricavato gli settings sulle news e saranno validi per i prossimi 10 anni. No, non è così. Bisogna comunque sempre fare delle modifiche, stare sul pezzo. Ecco. E questo ciò che riguarda i sistemi sulle news. Andiamo a vedere adesso i sistemi di trend following. Allora, i sistemi di trend following sono abbastanza rari, si vedono poco in giro e sono anche difficili da usare. Almeno alcuni sono difficili. Ora andiamo a identificare che cos'è il trend following, cioè la definizione. Allora, il trend following, come dice la parola stessa, è il seguire il trend. Ora, cos'è il trend? Il trend è un andamento, una progressione di prezzo che alla fine avrà un andamento rialzista o avrà un andamento ribassista. E dunque può essere identificato in questo modo. La definizione, diciamo, ufficiale è quando un trend si presentano dei massimi crescenti e dei minimi crescenti. Qua ho fatto un po' così. Dei massimi crescenti e dei minimi crescenti. Mentre per il trend ribassista, dei minimi decrescenti e dei massimi decrescenti pure. Ora, questi massimi, che diciamo crescenti, questi minimi crescenti, in realtà sono dei massimi locali e dei minimi locali. Dunque possono essere identificati come delle resistenze locali, questi qui, e dei supporti locali, cioè dei piccoli supporti localizzati in quel punto, e naturalmente poi conteggiati con gli altri supporti. E con gli altri resistenze si vede che c'è un andamento rialzista e dunque si identifica come andamento rialzista. Questo anche per poterlo implementare in un expert advisor, per poterci creare una strategia automatica. Cioè, perché ad occhio in realtà è più vistoso, molto più semplice. Però per poterci creare un expert advisor,
Non è una passeggiata, ve lo assicuro. Va bene, dunque questo è un modo. Un'altra possibilità è quella di identificare il trend tramite medie mobili, dunque tramite una formazione di medie mobili. E ad esempio io uso un tris di medie mobili, che sono per esempio la media 200, la 100 e la 50. Quando vi è un andamento di questo tipo, di queste medie, dunque la 200, 100 e 50, suppongo che ci possa essere un andamento ribassista in questo modo. E poi ci sono anche altre varianti, come per esempio l'uso di indicatori o l'unione di vari indicatori, tipo la DX oppure la DX insieme all'RSI, oppure anche con delle formule complesse. Dunque, ad esempio, io mi sono creato una formula dove mi vado a ricavare la densità di candele al di sotto di certi livelli o al di sotto della media mobile esponenziale, per esempio. Dunque dico, ok, al di sotto della 50 EMA, quant'è la densità di candele? E mi vado a ricavare con un algoritmo e mi dice, ok, il 90% di candele sono al di sotto della media mobile esponenziale 50. Molto bene, dunque da lì io posso dedurre, ok, beh, per quante candele c'è stato? Ci sono state per 50 candele di seguito. Ok, bene, questo è un potenziale trend. Bene, ci sono varie possibilità per poter identificare un trend e anche poterci creare un expert, ovviamente. Vi faccio vedere qua sul grafico. Guardate, questo è il gold con SM15. Ora, qui per esempio, vedete? Qua c'è una formazione con delle medie mobili e io in base a una mia strategia che ho sviluppato, cioè ho sviluppato un expert advisor, e succede che c'è stata questa formazione di medie mobili in questo modo, no? Dove la 200 era maggiore della 100, la 100 è maggiore della 50 e c'è stato per almeno 50 candele. Ok, per almeno 50 candele c'è stato questo andamento. Ora non entra subito al mercato. Dunque non entra tipo quando si presenta che okay, alla 50ª candela entra al mercato, no, no, aspetta un rintracciamento, perché anche il vantaggio del trend following è cercare di poter avere il massimo rischio rendimento. Dunque non sono entrato, l'expert advisor non è entrato subito, ma ha aspettato il rintracciamento. Innanzitutto ha rintracciato qui alla media mobile e ha preso lo stop, va bene, poi è rientrato e ha preso di nuovo lo stop. E poi è rientrato qui con altri trade. Vedete, qual è il problema anche del trend following? O questi rintracciamenti che sono fastidiosi. Comunque, sta di fatto che poi il prezzo è andato in direzione, vedete? E poi è andato in target. E finalmente, infatti, guardate qui. Qua, per esempio, c'erano altre entrate. Vedete qui? Che ha toccato la 50 media esponenziale. Queste entrate purtroppo non hanno funzionato, mentre queste di qui hanno recuperato tutte le perdite che ci sono state precedentemente e hanno fatto anche un buon profitto. Cioè la chiave poi sta nel lasciare correre il trade in pratica. Ora ci sono due varianti, perché ci sono alcuni traders e alcuni sistemi che lavorano in trend following, ma lavorano non con l'idea di cavalcare il trend, ma solamente con l'idea, ok, io ho un vantaggio statistico perché entro in direzione dell'andamento del mercato, voglio solamente prendere un rischio rendimento di 1 a 2, punto. Oppure di un rischio rendimento di 1 a 1. Voglio solamente prendere quel profit, basta. I sistemi sviluppati e i traders che adottano questa prima variante la pensano in questo modo. Ok, c'è il trend, e non voglio cavalcarlo, voglio solamente sfruttare che c'è il trend, e rischio rendimento 1 a 1, 1 a 2 massimo, perfetto, esco dal trade. Basta. C'è un'altra categoria di sistemi e di traders che invece lasciano correre molto il trade. Dunque vogliono cavalcare il trend in pratica. E bisogna avere, come dire, un'altra mentalità, un altro approccio. Bisogna avere molta pazienza, quello assolutamente. Bisogna sopportare anche questi rintracciamenti. Guardate qui. Voi lo vedete così semplice, ma quando c'è stato questo rintracciamento ha quasi rintracciato a break even in pratica. Cioè manca qualche pip.
Vedete? Perché c'erano questi. Dov'è? C'erano questi due trades qui. Stava toccando quasi il punto di break even. Poi ha continuato per fortuna. In questo modo. Dunque, ritorniamo qui. Qui vedete sistemi con rischio di rendimento 1 a 1 oppure sistemi con rischio di rendimento 1 a 10. Dipende un po' dallo stile del trader. Ora, in realtà, questi di qui, cioè, nonostante che entrano ed escono con un rischio di rendimento di 1 a 1 o 1 a 2, possono essere chiamati trend following perché alla fine basano le loro entrate sul trend, anche se non lasciano correre il trade. Li possiamo categorizzare in questa sezione. E gli altri invece con un rischio di rendimento 1 a 10 in realtà lasciano correre il trade e vogliono cavalcare il trend. Questi qui. Bene, poi facciamo un po' di pulizia qui. Poi qui abbiamo i sistemi con pattern di entrata durante la formazione del trend e i sistemi con pattern di entrata particolari che avvengono prima della formazione del trend, o comunque quando il trend non è ancora ben chiaro e formato. Adesso andiamo a vedere questi di qui. Ora, i pattern di entrata particolari prima della formazione del trend possono essere questi di qui, guardate. Andiamo a vedere con un approccio più grande. Ad esempio, con l'entrata short sullo spike. Cioè, in realtà, cioè, voi pensate così, quando si presenta uno spike in questo modo, cioè uno non è che si prospetta, guarda, sta andando al ribasso. Non ha questa idea, ovviamente. Dice, ok, il prezzo sta andando al rialzo. Però il punto è che quando uno entra con il short e l'idea poi di mantenere il trade a lungo, molto a lungo, e allora può essere classificato come trend following. Oppure quando uno vuole entrare qui, ad esempio, che qui vengono fatte delle entrate a ribasso con l'idea poi di lasciare correre il trade a rialzo. Dunque, tra virgolette, l'entrata viene fatta su un doppio minimo, triplo minimo in questo caso, con l'idea di mantenerlo a lungo. Il concetto è sempre questo, cioè vengono fatte delle entrate in pattern particolari in modo da poter avere un rischio minore e massimizzare il rendimento cavalcando il trend. Perché vedete, con questo triplo minimo, avendo magari anche uno stop loss qui, il rischio è comunque contenuto. Se uno ha magari una prospettiva di lasciare correre il trend per molto. Naturalmente io ho creato gli expert advisor che prendono magari 800 pips di profit, massimo 1000 pips, che sono 10.000 punti. Però, cioè, ci sono altri traders che lasciano correre per mesi, mesi e mesi e anni. Cioè, per esempio, io ho letto un libro di trend following dove c'è stato Ed Seikota. Ed Seikota in pratica è stato un bravissimo trader, veramente top. Lui era esperto, era il padre, diciamo, del trend following. E in pratica mi ricordo che c'era una storia dove c'era un suo studente che gli diceva: ma qual è il miglior time frame per poter attuare la strategia di trend following? Forse è M30, H1, cosa ne pensi? Ed Seikota si è messo a ridere, dicendo: qua tu stai giocando con i secondi, no, devi mantenerlo con weekly e monthly, cioè completamente un'altra prospettiva, però è tutto un altro approccio, cioè ecco, questo è il monthly, cioè bisogna avere una pazienza, cioè un altro approccio proprio, un'altra mentalità, cioè traders che lavorano magari intraday o che lavorano di scalping o che lavorano magari nella settimana. Avere la concezione di lasciare il trade per mesi, mesi e anni è tutta un'altra cosa. Sono altri stili. Ora andiamo qui, ritorniamo qui. Dunque, vi faccio vedere questo di qui, vi faccio vedere alcuni statement. Allora, questo di qui è uno statement che ho creato con un mio expert advisor, con il mio sistema di trend following, dove il rischio di rendimento è di 1 a 2,5. Dunque, 1 a 2 in pratica. Lavora sul pound USD M15 e questo è l'andamento.
Ora, l'idea infatti qui è sfruttare solamente il fatto che c'è un andamento in trend. Qui c'è un vantaggio, che ho un win ratio del 56%, e questo è interessante. C'è anche uno spostamento di stop loss con trailing stop. Questo è interessante. Mentre l'altra tipologia di trend following che lascia cavalcare il trend, la si può vedere così. È questa di qui. Qui bisogna avere veramente una forza mentale perché uno deve essere disposto ad accettare tante piccole perdite. Guardate qui, terribile qui, ogni perdite di continuo. Infatti qua il win ratio è del 13-15%. 15%, vi rendete conto? Però quando incomincia a cavalcare il trend, poi si vanno a fare tanti bei profitti. Così. Bisogna avere un'altra concezione, come vi ho detto, del trend following. Infatti queste sono anche difficili da usare. Anche qui, per esempio, si stava formando un bell'andamento. C'erano dei trade profittevoli, vedete? E poi ha rintracciato fino a break-even. Questa è la parte terribile che uno deve essere disposto ad accettare quando fa lavorare questi sistemi. E questo è quanto. Andiamo a vedere qua la parte sulla consapevolezza. Allora, lasciar correre il trade comporta essere soggetti a fluttuazioni o grandi rintracciamenti del prezzo prima di proseguire una direzione prevista. E infatti, questo è da tenere in conto. E da mettere in conto se uno vuole adottare un approccio di cavalcare il trend. Poi è richiesta molta pazienza, questo pure, dipende anche dal time frame che uno va a usare, è richiesta molta pazienza. Non tutti i mercati sono ideali per il trend following, questo è pur vero, ci sono alcuni mercati ideali e altri no, e ci sono alcuni mercati dove magari ci possono stare tipo 3, 4, 5 anni di stasi e poi un anno che va con un andamento forte. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere USD Yen. Guardate qui. Guardate che è successo nell'USD Yen. Questo è quello che è successo. Andiamo a vedere su weekly. Anzi, monthly. Vedete. Qui sono stati anni di consolidamento in questa fascia. E poi il 2022, zac, vedete che crescita. Ecco, qui si poteva sfruttare molto il trend following. Il punto è che capita raramente, come vi avevo anticipato nel sistema griglia, l'80% delle volte il mercato è in fase di consolidamento, il 20% delle volte è in fase di trend. Dunque, se uno vuole cavalcare il trend, veramente deve avere pazienza. Poi, alcuni mesi sono favorevoli e possono rendere tantissimo. Esattamente, infatti. Basta qualche mese favorevole. Va a recuperare tutte le perdite passate degli anni passati, per esempio. È possibile. E poi, un'altra cosa è che gli swap possono essere un problema per chi lascia i trades per molti mesi o anche anni. Gli swap, come vi ho detto, sono le commissioni che vengono addebitate nel trade alla mezzanotte. Dovete vedere quale mercato addebita gli swap, quale mercato invece vi accredita gli swap, cioè dovete fare attenzione su questo. E un altro mercato interessante per il trend following, ovviamente, questi sono i più famosi, sono gli indici, ovviamente, no? Dove c'è sempre un andamento rialzista. Questo perché naturalmente gli indici non sono altro che una rappresentazione dell'andamento dell'economia globale. Dunque l'economia globale si prospetta che comunque va sempre in crescita, a parte questi rintracciamenti che sono comunque normali, che ci stanno anche nell'economia globale, però si prospetta che tra 5, 6, 7 anni poi vada sempre a crescere. E dunque i mercati degli indici sono anche molto prediletti dai trend followers, cioè vi dico la verità, questo è vero. Il punto, come vi ho detto, è che gli swap possono incidere. Infatti in tutti i brokers sono presenti gli swap negativi per chi mantiene long,
gli indici, a meno che uno non è di religione musulmana e dunque c'è i conti islamici e niente swap. Va bene. E questo è tutto per i sistemi di trend following. Andiamo a vedere adesso i portafogli generati con AI Studio. Ed eccoci arrivati ai portafogli di sistemi. Questo è un argomento che mi piace molto. Io infatti ho dedicato nel mio canale YouTube due video dove parlo appunto di AI Studio. AI Studio è un software che genera sistemi in automatico ed è un ottimo strumento per poter creare appunto portafogli di sistemi. Ora vi faccio una breve introduzione. Se poi siete magari curiosi, andate a vedere i due video su YouTube che sono molto buoni. Vi spiego brevemente come funziona AI Studio. Allora, AI Studio funziona in questo modo. Va a fare una generazione randomica di indicatori, sia per i pattern di entrata, sia per i pattern di uscita. Da lì crea una strategia. Questa strategia poi avrà un suo andamento, cioè una sua equity, che può essere profittevole oppure perdente. E questo lo fa per migliaia e migliaia e migliaia di volte, ok? Fa tantissime generazioni. Ora vi spiego qui, guardate. Allora, mettiamo che qua abbiamo un set di indicatori che chiameremo IND1. Ora, questo set di indicatori, sia di entrata e sia di uscita, genera una strategia e questa strategia avrà un suo andamento. Poi c'è un'altra generazione che avremo con un set di indicatori che chiamiamo IND2. Questo set di indicatori può essere per esempio RSI che è maggiore di 80 e il MACD maggiore di 0 e allora entra in buy. E questo per i pattern di entrata, per esempio. E i pattern di uscita, per esempio con le bande di Bollinger e il William percentage range, per dire, no? Cioè, vi sto facendo un esempio. E dunque tramite questa combinazione di indicatori ha creato una strategia. Dunque, qui per esempio, questa altra strategia ha un andamento così. IND3, un'altra generazione, questa ha un andamento così, perdente. IND4, vedete? E questa le fa tipo centinaia al secondo. Vabbè, non diciamo proprio al secondo, però diciamo che ne fa una ventina, 10, 20 al secondo. Diciamo così. In base alla potenza di calcolo anche del computer, può avere anche questa velocità di generazione. IND4, per esempio, c'è un andamento così, profittevole, va bene, e così via. Ora, cosa fai a studio? Cioè, genera tutte queste strategie e poi tutte le strategie profittevoli o interessanti, o comunque filtrate secondo certi criteri. Che magari uno dice ok, voglio avere almeno le strategie con minimo 100 trades, voglio avere le strategie che hanno raggiunto almeno il 10% di profitto, eccetera. Li metti in una watchlist, dunque le mette separate. Tutte quelle strategie che poi sono messe nella watchlist, uno le può selezionare e le può combinare insieme e crearci un portafoglio. Ecco da dove viene il portafoglio di sistemi, proprio così. Questo portafoglio è in realtà un expert advisor, dunque ti faccio vedere. Per esempio, va a prendere questa di qui, va a prendere questa di qui, va a prendere un'altra, le va a unire tutti quanti insieme e ci crea un expert advisor. Un expert advisor o per MT4 o per MT5. Molto bene. Ora, questo expert advisor, che è un file solo, quando viene agganciato poi in piattaforma, va a lavorare con tutte le strategie che compongono il portafoglio. Dunque, per esempio, si presenta sul mercato, si presenta l'RSI e il MACD per la strategia generata. Bene, entra al mercato. Dunque, le ha, entra al mercato con un trade. Si presenta il pattern con la strategia, questa di qui. Bene, entra pure al mercato. Vedete? Funziona in questo modo. Ed è interessante perché naturalmente uno deve fare anche degli studi di robustezza, di correlazione per vedere comunque se il portafoglio regge anche in futuro, deve fare anche degli studi di
OOS, cioè in out of sample, per vedere per la robustezza. E in base ai backtest devi vedere se comunque le strategie sono non correlate, cioè perché altrimenti non ha senso. Cioè, viene fatta per esempio una strategia che lavora sull'RSI, un'altra che lavora pure sull'RSI, cioè sugli stessi indicatori, o comunque che hanno un indice di correlazione che si avvicina ad uno, cioè non ha senso. Dunque devono essere fatti gli studi, perché hai dei portafogli solidi. E poi si fanno lavorare. E questo è il principio. Con l'idea appunto di diminuire il drawdown e massimizzare i profitti. Diminuire il drawdown perché si vanno a mitigare il rischio tra queste strategie. Cioè, se una strategia magari ha un periodo di perdita, l'altra va in guadagno. Dunque il rischio si va a mitigare. Ora, ci sono due approcci. A breve ve lo dico anche nella sezione sulla consapevolezza, ci possono essere due approcci al far lavorare i portafogli. Il primo è quello di generare un portafoglio che funziona, che è molto buono, e che lo si fa lavorare con l'idea di mantenerlo per mesi e anni. Ok, quello va bene. Un altro approccio, il secondo, è quello chiamato kamikaze. Sì, proprio così, kamikaze. Nel senso che si va a spingere al massimo col money management su un determinato portafoglio, con una determinata allocazione di capitale. Alcuni portafogli con questo approccio bruceranno, va bene. Però se uno lo fa lavorare con tanti portafogli, poi uno ha un rendimento molto molto interessante. A breve ve ne parlo. Ora, ritorniamo qui. Io qui ho creato nel tempo tantissimi portafogli, ovviamente, ma di questi tanti portafogli poi ho selezionato questi di qui, che metto in vendita, che sono disponibili, che sono il portafoglio Pound Yen ed M30, l'ho chiamato portafoglio GoldenEye, e l'altro portafoglio su Euro Dollaro ed M30, portafoglio Zelda. Ok, vi faccio vedere qui. Allora, qui sul mio sito c'è il portafoglio GoldenEye e il portafoglio Zelda. Ora, questi portafogli sono studiati, sono elaborati, appunto sono stati generati sul mercato specifico. Dunque, questo lavora prettamente sul Pound Yen ed M30. Il portafoglio Zelda lavora prettamente su Euro Dollaro ed M30. E questo, dunque, questo portafoglio in pratica contiene ben 16 strategie. Dunque, 16 strategie che lavorano insieme. Tutte quante hanno degli indicatori particolari, dei pattern particolari, per esempio l'incrocio di vendite mobili, oppure Williams Percentage Range, RSI, Envelopes, eccetera. Tutte le operazioni di questo portafoglio GoldenEye vengono chiuse di venerdì sera alle 20 e poi lunedì riapre normalmente. Allora, il capitale minimo è di 1000 euro, mentre il capitale consigliato è di 5000 euro, per avere comunque un drawdown stabile. Ora, con la tecnica del kamikaze, che a breve vi spiegherò, è possibile anche mettere e allocare un capitale molto più basso, ma lì è un'altra tecnica più avanzata, dunque non usatelo se non siete preparati. E questo qui è il backtest, vedete, dal 2016, molto molto buono. L'ho fatto lavorare in live, l'ho agganciato anche su My Facebook dal 2019. Questo è dal 2019 in pratica è partito. A parte questi momenti di frastagliamento, ma vi devo dire che comunque è un portafoglio robusto, cioè dura. E l'ho, tra virgolette, l'ho ideato per situazioni di mercato dove sfrutta il trend, l'andamento in trend, dunque in trend following. La maggior parte delle strategie di questo portafoglio Pound Yen M30 lavora con rischio rendimento 1 a 2, 1 a 3. Questo di qui invece, il portafoglio Zelda, è un'altra variante di portafoglio con take profit molto più stretti. Qua ci sono quattro strategie. All'interno sono quattro strategie. I take profit sono molto stretti qui, almeno tre di quattro strategie sono con take profit stretti. E un win ratio del 70%, 70%, qui 74%. Ed è un ottimo anche portafoglio da poter inserire nel proprio arsenale di expert advisor. Questo se uno vuole combinare magari sistemi o portafogli che hanno un win ratio più basso, uno può combinare questo portafoglio Zelda.
ve lo consiglio. E questo, voglio far vedere, vediamo se vi faccio vedere qui l'andamento. Guardate qua. Vi faccio vedere un po' dentro i miei conti. Qua sono nella VPS e questo è il conto di Sniper Breakout. Guardate che bello. Ha avuto un'ottima risalita. Mentre questo di qui è l'andamento del portafoglio GoldenEye. Qua l'ho agganciato a inizio anno e questo è l'andamento. Va molto bene in periodi direzionali. Vedete qui? Anche qui. Cioè dal grafico si vede anche. Qui invece meno bene. Vedete, bisogna avere fiducia, diciamo, nei sistemi, bisogna seguire il piano, non sfiduciarsi se si presentano queste piccole perdite, avere la prospettiva a lungo termine, non focalizzarsi solamente sulla giornata perché non ha senso. Molto bene, molto bene. Ora vi faccio, andiamo nella slide sulla consapevolezza, qui voglio parlare di un argomento interessante. Allora, innanzitutto c'è da dire questo, che IA Studio genera tantissime strategie basate su un algoritmo genetico randomico. Dunque le strategie sono generate randomicamente. Viene fatto in questo modo, ok, prendiamo questo indicatore MACD e banda di Bollinger, vediamo se c'è una strategia che ha un equity profittevole. E questo è il comportamento di IA Studio e anche di altri software che si vedono in giro che funzionano in maniera similare, tipo anche Strategy Quant, per esempio, lavora anche in questo modo. Ora, avere tantissime strategie generate con questo algoritmo randomico fa, come dire, è quasi ovvio che poi alla fine ci saranno delle strategie profittevoli, generando decine e decine e decine di migliaia di strategie. È ovvio che comunque ricaverà degli set di indicatori che poi alla fine risulteranno profittevoli. Però c'è da dire questo, che non sempre le strategie profittevoli che spuntano dopo questa generazione hanno un vero vantaggio sul mercato. Infatti qua poche strategie hanno un vero vantaggio di fondo sul mercato. Altri invece sono profittevoli perché giusto giusto quella combinazione di indicatori per quel periodo di backtest è andato bene. Ora voi potreste dire, sì, ma allora non ha senso generare strategie con IA Studio. No, no, non è così. Non è così. Perché uno può veicolare, può indirizzare, diciamo, la generazione verso certe idee. Se per esempio uno ha un'idea di voler sviluppare strategie di trend following, dunque tra virgolette prendere vantaggio sul trend following, uno veicola la generazione impostando dei parametri tipo stop loss di un certo tipo, il take profit di 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Vedete, veicola questa generazione in modo da poter sviluppare delle strategie con quell'idea. Poi ci saranno tante strategie che, nonostante questo comportamento, sono sempre randomiche, però cercherà di sviluppare generazioni in base alle proprie idee. C'è naturalmente bisogno di fare dei test di robustezza e degli studi sulle correlazioni prima di creare un portafoglio. Cioè non è che vedete 3, 4, 5, 10, 20 strategie su IA Studio, prendete le prime 20, le mettete e create il portafoglio. Cioè non è così semplice, bisogna fare degli studi di correlazione, bisogna vedere se le strategie fanno trades similari o fanno trades diversi tra di loro. Bisogna vedere anche i test di robustezza, come vi ho detto, cioè vedere anche in OOS, cioè in out of sample, fuori dal periodo campionario, fuori dal periodo di backtest. Bisogna fare dei lavori, ecco. E poi un altro elemento, questo mi piace, ci sto lavorando molto, è l'uso di money management avanzato, in modo da poter spingere al massimo. E questo può essere molto redditizio. Ora, come vi ho detto, questa è una sorta di tecnica kamikaze, e che è l'idea di generare vari portafogli, sempre con degli studi, con delle accortezze, di questi portafogli allocare un capitale molto molto basso e un money management fino a spingerlo al massimo, cioè aprire dei lotti che comunque sono consoni,
che non sono ultra kamikaze, che proprio si uccide subito, ma con l'idea appunto di spingere al massimo il portafoglio. Vi faccio vedere qua questo studio, guardate. In pratica io mi sono creato vari portafogli. Dunque sul gold, H1M30, USD CAD, euro yen, euro dollaro e pound yen, e anche su vari time frame. Questi portafogli sono diversi, cioè nonostante per esempio pound yen da H1, c'è delle strategie diverse rispetto a pound yen ed M30, cioè anche le correlazioni sono diverse, cioè ho fatto un gran lavoro. Ora, questi portafogli in realtà li ho fatti girare con money management fisso, però poi col tempo mi sono detto, ok, vediamo di poter applicare magari un money management un po' aggressivo, cercare magari di fare un piano particolare. E sono arrivato a questa tecnica di kamikaze, e dove appunto allocavo del capitale, qui per esempio sul gold, 400 euro di capitale allocato sul gold qui, H1, sul gold M30 e 300 sugli altri. Come vedete il capitale è bassissimo. Io vi avevo detto, no, che il capitale minimo era di 1000 euro, qui invece è proprio bassissimo. E ci ho messo anche un money management spinto, cioè qui era proprio kamikaze. il punto è questo, l'obiettivo era questo, era di poter spingere al massimo il money management e raggiungere profitti al massimo. Dunque, qui per esempio, l'ho fatto per un periodo di 6 mesi, qui ci ha avuto un profitto, vediamo qua il profitto finale, vi faccio vedere. Dunque, alla fine dei 6 mesi c'è stato un profitto di 612 euro, qui ci ha avuto meno 23. Qui meno 237, l'ha quasi bruciato, meno 158, questo l'ha bruciato completamente, 711, vedete, questi sono i risultati, 1431, e dunque alla fine ci ha avuto 1757 euro. Ok, molto molto bene, questo è interessante, però mi sono spinto di più e ho detto, vediamo quanto è stato il massimo picco di profitto che ha raggiunto in questi 6 mesi, e mi sono reso conto che qui sul gold ha raggiunto 4.461 euro di profitto, il picco massimo. Qui per esempio 1693, che poi è sceso a meno 23. Vedete, questo di qui non è neanche salito oltre il bilancio iniziale, si è subito bruciato. E vabbè, ci sta. Vedete, questi sono i picchi massimi raggiunti. E allora mi sono detto, ma se mettiamo una sorta di target di profitto, dunque quando il sistema raggiunge quel profitto, chiude tutto quanto e chiude il ciclo, tra virgolette, dunque finisce il suo ciclo, proviamo, vediamo che succede. Mi sono messo un target di 3.000 euro di profitto, per esempio, che era, tra virgolette, il 1000% per i portafogli e 900% per il gold, per esempio. Mi sono messo questo target. E qui è uscito con 3.000 euro di profitto. Dunque, quando ha raggiunto 3.000 euro, bene, ha chiuso. Dunque, in realtà, questo è il guadagno fatto da questo portafoglio: meno 23, meno 237, meno 158, meno 293, 3.000, vedete? È forte. E alla fine, questo è il risultato: 8.003. Cioè, invece di avere 1.757, ho avuto 8.003. Questo perché avevo anche sfruttato col target di profitti. Dunque, infatti, questa è una tecnica kamikaze, beh, che l'ho ideata con i risultati reali, nonostante comunque li ho fatti in demo, comunque sono stati fatti in live, cioè in mercato live. E questo è uno studio che ho fatto sul money management. Ora, l'idea anche si può applicare anche sugli altri sistemi, tipo Sniper Breakout, anche i sistemi di trend following, Solar Breakout, anche i sistemi griglia, il concetto è lo stesso, è allocare un determinato capitale ed eventualmente spingerlo al massimo. Al massimo comunque con un criterio, cioè non è che un kamikaze scriteriato, un kamikaze intelligente, ecco, mettiamolo così. Va bene. Dunque, questo è molto, molto bello. Vi ricordo, dunque, se avete interesse anche a approfondire l'argomento su EA Studio, nel mio canale YouTube vedrete due video. Molto bene, passiamo adesso all'offerta finale. Andiamo.
Benissimo, ed eccoci giunti qui alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto. Vi ho mostrato tutti gli expert advisor che sono in vendita, e vi ho mostrato le strategie, il funzionamento, e vi ho dato anche le pillole di consapevolezza su cui porre attenzione, su cui stare attenti quando uno usa una determinata strategia. Ora, adesso preparatevi per l'offerta perché è veramente imperdibile. Prima di procedere con l'offerta voglio fare uno step intermedio. Innanzitutto, quando voi andate nel mio sito, besttradingidea.com/brokers, avete possibilità di iscrivervi a dei brokers. Allora, il mio principale, quello con cui sono affiliato in maniera principale, è Thinkmill. E lo consiglio, è un broker molto grosso, ha degli spread bassissimi, cioè zero in pratica, è un ECN puro, e anche delle commissioni molto basse, 3,8. E se invece avete un conto pro, le commissioni si abbassano a 2 dollari per lotto, 2 euro per lotto, dunque è eccezionale. Poi un altro broker è IG Markets. Purtroppo IG Markets è stato un po' bannato qui in Italia, dunque dovrete accedere tramite VPS. È molto famoso, ve lo dico, cioè è famoso, quello sì. Il punto è che le commissioni sono un po' altine, sono 7 dollari per lotto, sono alte, cioè Thinkmill è molto meglio. Un altro broker che vi posso consigliare è AncoTrade. Questo di qui è un broker che si sta muovendo, si sta facendo conoscere, ha delle commissioni molto basse, alla stregua di Thinkmill, e dunque si possono avere con il conto pro, si possono avere anche 2 dollari per lotto. Dunque è un ottimo broker e consente operazioni infinite, AncoTrade. E c'è un altro che si chiama FBS che consente l'apertura dei conti 100. Se voi volete adottare certe strategie sui conti 100 potete usare questo FBS. E poi qui anche le VPS se ne avete bisogno. Questa di qui è molto buona per quanto riguarda gli expert advisor, dunque per far lavorare gli expert. Questa di qui invece la uso per le generazioni con EA Studio, o per fare i backtest tipo di lungo periodo, cioè in pratica c'è una VPS dedicata solo per i backtest, non per fare funzionare gli expert advisor, ma proprio per i miei studi, ecco. Questa è una potenza di calcolo un po' più alta. E poi qui TickStory, se volete fare i backtest molto accurati, ho messo anche un video su YouTube dove spiego l'uso di TickStory, e QuantAnalyzer se uno vuole fare degli studi di portafoglio, eccetera, di calcolo statistico avanzato. Molto bene, vedete, questo è Thinkmill. Thinkmill è il mio broker partner ufficiale, diciamo. Poi c'è qui AncoTrade, anche qui ha la possibilità di dare leva 1 a 500. Dunque, questo è interessante con AncoTrade. Thinkmill, a meno che voi non siete dei traders, oppure avete mezzo milione, oppure avete comunque lavorato in ambiente finanziario. Cioè avete la possibilità di richiedere leva 1 a 500 perché siete professionali, altrimenti la leva standard è 1 a 30. AncoTrade invece fornisce leva 1 a 500 per tutti i clienti, è un ottimo broker in realtà per chi vuole avere una leva più grande. Questi sono i dettagli dei conti. E poi c'è FBS, come vi ho detto. Questo di qui vi è la possibilità di aprire un conto 100. Il problema è che con questi conti 100 c'è il massimo operazioni di 200 operazioni, dunque il sistema griglia è un po' un problema. È comunque un modo per poter anche fare dei test sul conto 100, quello certamente. Molto bene, molto bene. Allora vi faccio un riepilogo di tutti gli expert advisor che sono disponibili. Dunque, se voi andate qui cliccate qui sulla linguetta, vi spuntano tutti gli expert advisor disponibili in vendita. Dunque c'è Sniper Breakout, lo storico Sniper Breakout, valevole sia per M24 sia per M25, il portafoglio GoldenEye, il portafoglio Zelda, l'expert advisor sulle news, questo è valido solamente per M25, d'altronde si possono fare anche i backtest, dunque come vi ho detto è bellissimo, griglia infinita, lo spider, che c'è la possibilità di fare le due varianti, dunque variante con griglia normale e variante con griglia aggressiva, e a Venom, e anche qua sia per M24 sia per M25, Solar Breakout, poi abbiamo Channel Breakout, OM Straddle, questo di qui forse non ve l'ho accennato, però in realtà è uguale con impostazioni, anche come orari, eccetera, in realtà è uguale a Channel Breakout,
Però invece di aprire degli ordini pendenti sul massimo e minimo del canale, aprivi gli ordini pendenti in formazione Strabble. Dunque, vi ricordate che su Channel Breakout uno può scegliere l'orario dove avviare appunto l'expert advisor. Ecco, stessa cosa qui. È solamente che qui apre in maniera Strabble. Anche simile alla news, perché le news, la prima variante, apre pure in Straddle. Questo è interessante se uno vuole applicarlo in certi orari di mercato. C'è anche a Blue Star che lavora sul pound yen. Non vi ho parlato, ma è un expert advisor che ho lanciato in passato. E comunque qua ci sono varie descrizioni dell'expert. È valido e continua a lavorare. È solamente una strategia. Dunque, cioè quello che vi consiglio io, questo è l'andamento in live, quello che vi consiglio io è comunque prendere il portafoglio pound yen, questo di qui assolutamente. Poi c'è la Trader Dashboard e la dashboard per la piramide aziana antimartingale. Questi di qui sono degli strumenti molto molto utili, delle dashboard per il trader utilissime. Al momento sono solo per MT4, poi saranno anche disponibili per MT5 a breve. E poi l'Equity e anche l'Hedge Fund Visualizer. Come vi ho detto, questo di qui è un indicatore, dunque se voi volete lavorare con gli expert advisor ve lo consiglio assolutamente. Costa 100 euro in pratica, ve lo anticipo. Vedete? Vi farò vedere tutto l'andamento delle strategie, come vi ho fatto vedere prima, che qua questo è l'Equity Visualizer, che visualizza sia bilancio sia equity. Molto bene, molto bene. Dunque il riepilogo degli expert advisor l'abbiamo fatto, questo sniper breakout, lo storico sniper breakout. Dunque, allora innanzitutto c'è da dire questo, che tutti gli expert advisor si possono scaricare e si possono effettuare i backtest gratuitamente. Dunque, nel mio sito, ogni volta che andate nelle pagine degli expert, dei relativi expert, li potete scaricare, vedete qua c'è il link, qui, ci clicco e me lo scarica. Se non ve lo scarica fate tasto destro salva con nome, se non ve lo fa scaricare con un click. Vedete, c'è la possibilità di scaricare tutti gli expert advisor che vedete e dunque potete fare i backtest, questo è bellissimo. Poi, questa è l'offerta, ogni expert advisor, ogni singolo expert advisor, al costo di 3,98 con licenza lifetime a vita, anzi fino all'anno 3000. Dunque i vostri nipoti, dei nipoti, dei nipoti ne potranno beneficiare. Va bene, fino a un massimo di due conti per uso personale, e ho messo questo limite perché comunque con un prezzo in questo modo ho messo questo limite di conti. Possono essere un demo, un reel, due demo, come volete. Se uno vuole usarlo su più di due conti, e allora ha la possibilità di aggiungere uno slot di due conti, sempre con licenza lifetime, al costo di 50 euro. E poi vi è anche un'offerta di tre expert advisor al prezzo speciale unico di 9,98. E se volete acquistare questa offerta di 3 expert advisor, mandatemi pure un'email a globalbobsar@gmail.com per la scelta dell'expert, così vi posso attivare le licenze. Licenze lifetime, dunque non c'è problema, le potete acquistare, ci potete fare tutti gli studi che volete, li potete far lavorare quando volete, nessun limite. Questa è una bellissima offerta. Anche questi 3 expert, questo pack di 3 expert advisor, appunto per sollecitare anche l'uso di più expert advisor. Perché usarne uno singolo, cioè se ponete troppe aspettative solamente su uno singolo, non ha molto senso. Se invece avete un pack di expert advisor, avete un arsenale di expert advisor, di strumenti su cui lavorare, e allora è l'ideale. In questo modo andate a mitigare il rischio. Dunque questa è un'offerta bellissima. Io quello che vi posso consigliare sono l'expert advisor EA Venom, Sniper Breakout e Portafoglio GoldenEye. Questo Tris è molto molto buono. Oppure potete scegliere anche EA Spider, EA News e EA Solar Breakout. Sono anche tre expert advisor molto molto buoni. Dunque fate la vostra scelta e valutate anche in base al vostro stile e alle vostre preferenze. Createvi anche un piano su cui lavorare, importantissimo. Se volete prendere più di tre expert advisor, mandatemi sempre un'email. E così vi faccio un'offerta anche in base al numero di expert advisor che volete prendere. Bene,
Spero che vi sia piaciuto, grazie innanzitutto del vostro tempo e della vostra attenzione e ci vediamo alla prossima con altri video interessanti. Ciao!